Allora, l'ultima volta abbiamo visto praticamente, abbiamo preso l'home page e l'abbiamo trasformata praticamente da pagina statica in pagina dinamica, inserendo dentro il file per fare la connessione. Un file che abbiamo chiamato superiore.php che contiene all'interno l'immagine e il menu costruito in maniera dinamica. Un file che si chiama inferiore.php che contiene il footer e la chiusura alla connessione. Per favore controllate che dentro questo file inferiore.php ci sia l'istruzione per chiudere praticamente. E poi abbiamo ridotto praticamente la pagina da quella complessità che c'era prima a qualcosa che sono meno di 10 righe, che praticamente mostra le ultime 4 ricette. Abbiamo fatto questo utilizzando praticamente quell'istruzione di MySQL che si chiama limit, che mi permette praticamente di poter gestire il numero di record da mostrare una volta fatta una query, anche se questi sono molto maggiori di quelli che io desidero. Per esempio, questo qua adesso io lo rimetto a 0,4, ok, in modo tale che lui le fa vedere. Nella pagina si vedono praticamente le ultime 4 inserite. Allora adesso il passo successivo è il seguente. Noi qui dentro non le abbiamo minimamente linkate, nel senso, se io vado praticamente su queste immagini o sul titolo o sulla data, non sono degli oggetti sensibili. Il mio scopo è, io sto guardando la ricetta tramite la sua immagine e alcuni dati, voglio far clic sull'immagine e voglio vedermi la ricetta completa, quindi dovrò entrare in un dettaglio. Prima di fare questo però, questo è uno degli esercizi, anzi, che farò fare a voi per un motivo molto semplice. La seconda cosa che voglio fare, io voglio andare praticamente dentro al menu ricette e tutte le volte che faccio clic, per esempio su antipasti, vedete, io voglio entrare dentro questa pagina ricette trattino elenco, utilizzare quel filtro che ho messo in via di sconsezione e visualizzare esclusivamente quelle che sono praticamente le ricette solamente per gli antipasti, per i primi, per i secondi, i contorni, cose di questo genere. E poi inserire in questa pagina una paginazione, nel senso che se i risultati sono tanti è brutto far scrollare molto la pagina, quindi io decido che sono di mostrare 10 risultati per volta, quindi dovrò avere un sistema praticamente di navigazione che mi permetterà di navigare tra le varie pagine che io sono riuscito a costruire. Allora, la prima cosa da fare è la seguente. Io mi devo fare una pagina che si chiama praticamente ricette-elenco.php. Dato che questa pagina fondamentalmente è una pagina che ha lo stesso parte superiore e la stessa parte inferiore, la cosa migliore è prendere praticamente la pagina index e salvarsela con un altro nome. Se io me la chiamo ricette-elenco.php, salva, e gli tolgo praticamente questo tag php, io qui dentro adesso dovrò andare a costruire quello che voglio vedere. Quindi, vedete, una volta fatta una pagina, fondamentalmente la pagina di index di un sito, che contiene tutte le parti, di cui è fatto il sito, la parte superiore, la parte centrale, la parte inferiore, perché alle altre pagine basta duplicare questa e andare a cambiare solamente la sezione centrale dove si sviluppa praticamente il lavoro, no? Se adesso questa qua faccio CTRL S, la salvo, se adesso qua dentro faccio clic e me ne vado dentro antipasti, per esempio, vedete, lui non mi dà errore, lui è entrata praticamente dentro questa pagina, si chiama ricette elenco, però non sta facendo niente perché ancora ci devo mettere il codice che mi di fuori praticamente questa informazione, no? Allora apriamo un attimino il sito statico. Allora, apriamo un attimo il sito statico, io non mi ricordo come si chiama il box. Allora, mi prendo questo,
faccio copia, vediamo come si chiama, devo capire come si chiama il... No, aspetta, posso anche aprire direttamente il file, così almeno lo facciamo prima. Il sito statico, là dentro la pagina era, eccola qua, ricetto, vedete? Per quanto riguarda il sito statico, vedete, c'erano più pagine che si chiamano ricette trattenimento, perché io ne devo costruire una per gli antipasti, una per i vini, una per i secondi e tutto quanto, no? Quindi a me quello che mi interessa capire, per esempio, è il contenitore che devo lasciare, che devo mettere. Vedi, qui c'è il sito, ah, c'è la sezione ricette, ah, eccolo qua, il box che dovremo andare ad utilizzare è questo, box ricetta elenco, ok? Allora, io faccio copia, così almeno ce lo mettiamo qui dentro, e lo infilo qui dentro, ok? Noi dentro questo box dovremo andare a sviluppare, dovremo andare a sviluppare praticamente in maniera dinamica il nostro praticamente questa pagina. Allora, primo esercizio che farete poi che farete in questi giorni quando vi do per la prossima settimana che è giovedì, io ve lo metto qua commentato. Prima cosa, voi sapete che cos'è la briciola di pane? Di pane. Questa è la prima cosa da fare. Questo qua, anzi, se ci mettiamo il tag PHP, questo qua lo possiamo anche mettere così. Tanto questo fa parte. No, mettiamolo in alto, tanto qui ne possiamo mettere quanti ce ne pare di tag PHP, così non si crea confusione. PHP, fine. Ok, la prima cosa da fare è la briciola di pane. La seconda cosa da fare è mettere un titolo alla pagina, giusto? Perché se io sto guardando gli antipasti voglio che mi compare la scritta elenco antipasti, se sto guardando i primi voglio che mi compare la scritta elenco primi e cose di questo genere. Queste informazioni ci sono tutte dentro al database, badate bene, perché se noi guardiamo il database, notate che dentro la tabella praticamente dei sottomenu, vedete, c'è il titolo pag, io furbamente dentro quella tabella ci ho messo anche il titolo della pagina, così l'ha detto, me lo posso anche andare a modificare se voglio dargli un altro titolo senza che mi apro le pagine, cose di questo genere. Per di più, questa poteva anche essere un sito multilingue, quindi lì dentro io potevo anche avere le colonne, che ne so, titolo pag ita, titolo pag eng, titolo pag espre, per tutte quante le lingue praticamente per cui vi serve praticamente poi sviluppare il sito. Quindi vedete che alcune informazioni che sembrano superflue, in effetti, se le mettete dentro la database, poi ci guadagnate un po' di tempo. Questa è una semplice select che voi dovete fare praticamente, che indica praticamente dove vi trovate, ok? Quindi quella della briciola di pane e quella praticamente, qui andiamo a capo, la briciola di pane e il titolo della pagina, ok? Allora, per quanto riguarda noi adesso, quindi questo è quello che c'è da fare e noterete che poi vi do uno spunto a fine lezione di quello che uno deve fare, poi vorrei che lavorasse. Sono due semplici select, poi fondamentalmente, due select che si vanno a prendere dei dati particolari. Allora, come facciamo a sviluppare adesso all'interno praticamente di questa sezione? Allora, guardiamo l'home page. Se io vado nell'home page, passo sul menu ricette, quando vado a finire su antipasti, vedo che si forma una query string che punta praticamente a quella pagina. E questa è la variabile di query string, vedete, id underscore sezione uguale a 1. Se vado su primi, la variabile di query string si chiama sempre id underscore sezione ed è uguale a 2. Quindi io sfrutterò questa variabile di query string e l'istruzione dollar underscore get per intercettarla praticamente nella pagina di arrivo e utilizzarla praticamente come filtro per andare a fare praticamente che cosa? La query per estrarmi solo gli antipasti, solo i primi, solo i secondi e così via. Allora, sto qui dentro, questo è il box
ricetta elenco, quello che io dentro dovrò mettere le singole ricette, quindi la mia query fondamentalmente sarà fatta qui dentro. Allora, se io apro il tag PHP, qui dentro scriverò $SQL uguale select. Allora, io voglio tirarmi fuori che cosa come informazioni. Cominciamo a fare le select con i dati necessari e sufficienti. Sto dentro la tabella elenco ricette, mi voglio andare a tirar fuori, se ci riusciamo, mi voglio andare a tirar fuori praticamente che cosa? L'ID della ricetta, mi voglio portare appresso, il titolo che è messo praticamente dentro al campo ricetta, la data di pubblicazione, e poi voglio mettermi anche il nome del file, quindi l'immagine, quindi mi serve praticamente nome file, che io ci attaccherò praticamente l'estensione .jpg per tirarmi fuori il nome del file grafico. Poi con lo stesso nome ci sarà dentro il file HTML che contiene tutta la descrizione della ricetta, ok? Allora, io quindi vi faccio proprio una select con dei campi mirati, quindi metterò ID ricetta, virgola, ricetta, virgola, data pubblicazione, virgola. L'altro campo si chiama nome underscore file, nome underscore file, from elenco underscore ricette, che è la tabella, giusto? Elenco ricette, che è la tabella, where. Quale è il mio filtro? Il filtro è ID ricetta, anzi scusate, la sezione, ID sezione è uguale a PID_DET menu, ok? Quindi io metterò where PID_DET menu è uguale concatenazione variabile dollaro globale dollaro get, apro e chiudo parentesi. La variabile di query string si chiama id underscore sezione, giusto? Quella con cui vengo dall'home page. Sì. Id underscore sezione. Perfetto. Poi se voglio, anzi qui permettetemi vado a capo perché sennò non c'entra praticamente, ci metto anche un order by, punto, anzi prima metto end stato ricetta è uguale a 1 perché voglio vedere solamente le ricette, quelle che sono attive, perché quelle che sono attive non mi interessa dal punto di vista del front end, nel back end è un'altra cosa. Order by data pubblicazione desk, quindi come anche qui dentro io me le ordino, mi faccio mettere naturalmente in testa l'ultima uscita, l'ultima che è stata pubblicata, giusto? Ok. Allora, qui dentro poi metto punto e virgola, scrivo dollaro ris uguale mysqli underscore query, eseguo quindi questa query, dollaro con db che è la mia connessione, dollaro sql che è la mia query, or die, e qui dentro gestisco l'errore. Ragazzi, io mi sono, adesso lo continuiamo a scriverlo così, poi vi darò pure un altro esercizio, trasformare questo errore che noi tutte le volte scriviamo a mano qui dentro con tutte quelle due funzioni praticamente, in una funzione che io richiamo, che metterò dentro, che ne so, l'include connect.php o in un file che chiamerò funzioni, e me la richiamo senza che tutte le volte mi scrivo tutta questa zuppa di codice qui dentro. Cioè, tutta sta frase da dollaro ris, esatto. Fare un altro file. Esatto. Okay. Faremo proprio una funzione, qui dentro metteremo il nome della funzione, mentre di là invece metteremo proprio tutto questo codice. Quindi scriverò mysqli, com'era? Connect. Underscore r no dollaro con db punto, ci mettiamo un br così almeno se ne va a capo,
punto MySQL underscore connect error dollaro con db. Ricordate che praticamente questo serve error, non error. Dollaro con db, io qui mi chiudo praticamente la prima parentesi tonda, punto e virgola, e ho terminato. A questo punto praticamente quello che devo fare io è ciclare praticamente su questo box ricetta e metterci dentro il titolo, l'immagine e la data. Ok, allora mi sposto praticamente questo qua dentro, quindi io qui dentro dovrò scrivere, quindi io sto scrivendo praticamente del codice HTML embedded dentro al codice PHP, quindi qui dentro io scriverò echo, naturalmente sostituisco le doppie virgolette con le singole e punto e virgola, e poi metto echo e chiudo qua. Perfetto, adesso qui dentro io scrivo dollaro my rose uguale, no scusate, while dollaro my rose uguale mysql fetch array dollaro ris, apro e chiudo parentesi graffa, questa qua naturalmente questa parentesi graffa a chiudere va qui sotto, ed ecco fatto praticamente il mio ciclo. Allora, questo per dargli un minimo di struttura gli do un tab così si vede l'indentazione un pochettino del codice. Allora, il titolo lo mettiamo fra H2, quindi io scrivo echo H2 concatenazione. Io qui potrei anche utilizzare l'estensione delle variabili, cioè mettere praticamente il nome della variabile anche dentro i doppi apici, ma si capirebbe poco e niente. Io preferisco sempre scriverle separate, in modo che dal punto di vista didattico uno capisce la differenza tra HTML e codice. Dollaro my rose, aperta e chiusa parentesi, quadra, apice, apice. Il campo si chiama ricetta, ok? Punto. E qui chiudiamo l'H2. L'H2 va a capo in automatico, quindi non ce devo mettere dentro un BF qualsiasi cosa. Dopodiché voglio mettere l'immagine, quindi qui dentro scrivo echo, dollaro, img, src, uguale. Allora le immagini stanno dentro la cartella ricette, quindi io qui dentro scrivo apice ricette, slash img. L'immagine è contenuta dentro al campo nome underscore file, quindi dollaro my rose, aperta e chiusa parentesi quadra, aperta e chiuso apice, nome underscore file, e ci aggiungo poi l'estensione punto jpg, giusto? E chiudo. Dopodiché, se voglio essere proprio... ci metto anche l'alt volendo, ci metto anche il title volendo, decideremo poi quello che ci vuole, uno quello che ci vuole mettere. Tipicamente anche queste informazioni volendo possono essere codificate dentro al database, perché così è più facile tirarle fuori, specialmente se si fa un sito multilingua. Cioè io dentro quella tabella elenco ricette potrei anche aggiungere un altro campo che si chiama title ed alt, ed alt. In questo modo così per il sito multilingua pure mi migliora parecchio praticamente, mi facilita molto praticamente la scrittura del codice, no? È un errore. Perché? Echo doppi apici nel apici altri. Hai perfettamente ragione, ecco, è così. No, scusa, no, no, c'ho ragione io, è così. Cioè, no, devo ancora terminare, questo dà errore.
Questo, ho chiuso il primo pezzo, sto facendo la concatenazione, ho aperto il secondo pezzo. Qua dentro mettiamoci uno style, poi andatelo a modificare nel CSS se volete, uguale style uguale, ci mettiamo un width, due punti, quanto ci vogliamo mettere? 50%. E poi ci mettiamo, che ne so, un float, due punti left, così almeno se ne va a capo dopo, ok? Chiudo, punto e virgola, ok? E qui dentro, no, punto e virgola, due punti. E qui dentro questa è praticamente la mia immagine, e poi adesso devo mettere praticamente che cosa? Il titolo e praticamente la data. Quindi scrivo echo, mi sembra che in questo caso qui c'è un P, punto, dollaro, my, rose, aperta e chiusa parentesi quadra. Il titolo è ricetta, mi sembra, sì, punto, slash P, non mi ricordo se dentro al CSS va a capo, poi c'è stato messo che deve andare a capo automatico dentro praticamente il box, questo qua con la classe box ricetta trattino elenco, poi lo vediamo, eventualmente ce lo mettiamo noi. E qui dentro pure ci metto praticamente un altro P e ci metto praticamente la data, dollaro my rose, aperta e chiusa parentesi, apice dt pubblicazione. Allora questo punto, ok, a questo punto noi potremmo aver terminato. Volendo questo qua ci posso mettere anche uno strong se gli voglio dare un grassetto, perché francamente non mi ricordo com'è il CSS. Differenza c'è tra strong e bold? No, diciamo che bold è diventato, mi sembra, un tag deprecato, se non vado errato, non si usa più come quello italic, mi sembra, non si usa più, bisogna utilizzare M se non vado errato dentro i nuovi, secondo le nuove regole dell'HTML5 fondamentalmente, ma si può ancora utilizzare perché tantissime pagine ce l'hanno fondamentalmente. Però uno strong ha significato quando lo incontra. Esatto, quindi come tale è anche migliore dal punto di vista dell'indicizzazione come l'M fondamentalmente. Allora, Ctrl+S, questo secondo me adesso ci dà perfettamente, ci dovrebbe tirar fuori, se non ho fatto errori, tutte quante praticamente le ricette a seconda della sezione che io ho selezionato. Lo provo, me ne vado qui dentro, torno dentro home, allora ricette, antipasti. Di sezione 1, vedete? Antipasto di mare, antipasto perché non mi ha messo praticamente l'immagine. Eccolo qua. E certo, perché deve entrare dentro questo qua. 50% mi sa ancora troppo. 25. Ctrl+S. È ancora troppo. Perfetto. No. Okay. Senti, ma poi quando ti metti la percentuale, sì, che pixel di default imposta? Cioè devi modificare anche i pixel? No, assolutamente. Io sopra ce l'ho. O in base alla foto che c'è nella cartella? In base al contenitore che c'è tu, che tipo di pixel c'ha il file? Sì, è tutto, nel senso tu puoi farti anche tutto un singolo altro pixel, però devi essere bravo in matematica. Anzi, la cosa migliore sarebbe farlo in quell'unità di misura che si chiama EM, che sarebbe la cosa migliore per quanto riguarda praticamente la adattabilità a tutti i dispositivi, però è abbastanza, cioè quello sarebbe l'ottimo, però già se uno riesce a lavorare in percentuale già è se tu metti il 10% comunque diventa ancora più piccolina. Esatto, perché tu quando fai una sezione come questa, per esempio, decidi te, io qui dentro le immagini che metto sono da le immagini che metto sono da 400 pixel, le faccio tutte così, quindi se io voglio vedere il thumbnail decido che il thumbnail è un quarto, quindi metto 25%, quindi l'immagine rimane sempre 400 pixel, però lui la forza a vedersi a 100. E per questo ti dico, un conto sui pixel, un conto è anche la grandezza.
Tu una volta che l'hai fatta l'immagine 400, poi lui quando metti 25%, lui fa un resize, sì. No, anzi fa un resample, cioè non chiede, il resize non mantiene il rapporto, mentre il resample sì, dell'immagine, quindi lui ti fa 25% in orizzontale, 25% in verticale e l'immagine non ti viene distorta, per capirsi. È il modo migliore senza che uno si metta a fare immagini piccole e immagini grandi, no? Uno fa un'immagine unica e poi quando vado a vedere dentro un elenco ci mette la percentuale. Nel foglio di stile potrebbe essere una classe, quelli MG SRC potrebbe essere una classe MG Small e poi c'è la classe MG Big, per cui tu gestisci ed elimini praticamente quel tag style che io ho messo alla fine. Io praticamente però, scusate, li levo questi P perché viene a capo e non mi piace il coso, quindi lo metterò praticamente direttamente con senza P, così almeno viene a fianco all'immagine, perché sennò occupano troppo spazio. Ok? Ctrl S. Quindi vediamo un po', adesso dovrebbero venire affiancati perché non ci ho messo il P. Beh, però così è proprio brutto, francamente. Vabbè. Lasciamola come era. Dove stanno? Le valanghe sono piccolini sotto. Sì, questo qualcuno abbiamo. Certe volte abbiamo un po' sbalettato su CSS, quindi qualcosa non viene esattamente come vogliamo noi, ok? Comunque vedete praticamente che. Però mi compare due volte. Due volte, beh. Infatti. Non riesco a capire perché mi compare. Ah, ecco, scusate qua. Ah, perché ho messo P. Eccolo qua. L'ho messo sopra. Questo non ce l'ha qua. Controverso. No, l'avevo messo due volte, scusate, me l'ho sbagliato io. Quindi vedete, qui c'è l'elenco praticamente degli antipasti. Se io faccio clic su primi, che è in dissezione uguale a 2, mi dà l'elenco solamente dei primi, vedete? Quindi io sono riuscito a creare, utilizzando quella variabile di query string, in un'unica pagina, a seconda praticamente della... Questa ci manca l'immagine. A seconda praticamente della sezione in cui faccio clic in quel menu, automaticamente si carica dinamicamente i dati dal database. Ok? Capisco, tu mi sto bene. Dimmi? Dimmi, da oggetto non trovato. Su che cosa? Sugli antipasti, qualsiasi cosa che clicco. Ti dà oggetto non trovato. Fammi vedere la pagina. La riga che riga te lo dà vedere? Non hai fatto praticamente ricetta elenco.php. No, mi sa che non l'hai salvato, forse nella pagina dove doveva andare. Sì. Guarda un po' se sta nella ricerca del file, sta dentro la stessa pagina. No, ricette dentro ricette dinamiche, ricette elenco.php. L'ha chiamata allo stesso modo? Ma dove sta dentro ricette? Può stare dentro la ricette dinamica? Dentro sì, la ricetta. Mi sembra che non trova il file perché. Però a svuotare la cache a fare queste cose qua perché magari se pure il problema di cache. Già lo vedi, già c'è qualcosa che non va. Mi sa che ha cancellato qualcosa da index, infatti vedi, ha cancellato l'include. Ah sì, perché l'ho spostato. Quindi questo è il modo praticamente per poter creare una pagina che dinamicamente, a seconda della sezione dove io faccio clic, si carica le informazioni che sono presenti in quella sezione. Come vedete la pagina è molto pulita, non ci stanno grossi inquacchi, perché abbiamo costruito bene la parte superiore e la parte inferiore del sito, ok? Quindi qui dentro le cose che dovete fare è capire come fare la briciola di pane. Fare la briciola di pane vuol dire sei nella sezione, oppure metti home e poi metti, che ne so, trattino, due punti, antipasti, home, due punti, primi. E in qualche modo bisogna rendere che cosa sensibile? Home, perché io devo fare clic praticamente su home e tornare alla home page senza bisogno di fare clic sul menu e cose di questo genere.
Quindi questo per quanto riguarda la briciola di pane. E poi per quanto riguarda il titolo della pagina, questo pure sarà una sette che deve in qualche modo andarsi a prendere un'unica informazione praticamente dal database, che è praticamente questa, titolo punk, e in qualche modo metterlo in testa una volta sola, per tutte quante praticamente le varie sezioni. Questo può essere fatto praticamente in due modi, se ci pensate bene, però diciamo qui è molto semplice perché ho messo direttamente il titolo della pagina all'interno del database, quindi è facile tirarlo fuori. Quindi qui dentro ci sarà un'altra query qui sotto, sono due query, una per la briciola di pane e una per praticamente... Ma già l'ha inserita? Quali sono? No, no, questa ve le lascio a voi da fare come esercizio. Ah, grazie. Okay. Briciola di pane e titolo della pagina. Un'altra una domandina, il rapporto che c'è nel database di questa, del tuo, della tua pagina, com'è il rapporto? Una molti e molti... Una molto, sembrano, questo è un database semplice che ha praticamente una struttura gerarchica estremamente lineare, capito? Sì. Che per fare un sito di prova la prima volta è necessario, anzi è più che sufficiente, diciamo. Eccolo qua. Vedete? C'è praticamente questi gli utenti CMS che non ci interessa, i contatti che non ci interessa, gli utenti newsletter che non ci interessa. Vedete, è un sito estremamente semplice che ha il menu praticamente messo, sì, menu e dettaglio menu, e poi c'ha praticamente menu. E poi c'ha praticamente la tabella dei ricette, vedete, la struttura una molto semplice, cioè da menu poi si lega a dettaglio menu e poi a elenco ricette, esatto. Quindi come vedete è estremamente semplice. Build sotto, build dettaglio menu. Okay. Probabilmente là sei andata a toccare qualcosa che non l'hai rimessa a posto il file. C'era più l'errore quello lì che non aveva sconsiglio. Su questo fatto che appunto non la trova. La pagina, fai con tutto quanto. La cosa è mi fa vedere un attimo, ma su per la vuoi stringere, c'è esattamente per vedere la stessa, se magari cambia. Allora qua vado qui dentro. Da home? Sì, da home, fa capire il. Da home, io quando vado qui. Un attimo come giù la descrizione sopra. Eccola qua. Elenco di malattie. Ricette trattino elenco punto php punto interrogativo. Il di sezione in di underscore sezione uguale a 1. Non funge. Ok, adesso vabbè, lo vediamo un attimo. Allora, noi abbiamo fatto il caso in cui ci vediamo praticamente vedere tutte le ricette suddivise per sezione, però noi potremmo anche, visto che è attivo, potremmo anche gestire il caso in cui, vedete, se io vado sul menu principale ricette, notate che qui dentro c'è sempre praticamente tutta sempre la stessa pagina, però manca la variabile di query string, giusto? Quindi questo pure potrebbe essere un modo, dice, io voglio vedere tutte quante le ricette mischiate, non mi interessa, voglio vedere l'elenco completo, ordinato per data ricetta, data pubblicazione decrescente, e quindi io mi potrei trovare, che ne so, come prima un primo, come seconda un contorno, come terza un altro contorno, come quarta, la quarta un secondo e così via. Quindi questa qualche volta si rende attivo anche praticamente la voce del menu che sta praticamente in testa, se volete. Se io volessi per esempio visualizzare tutte le ricette e vedete mi manca che cosa? La variabile di query string, giusto? Vedete che non c'è un punto interrogativo alla fine. Hai trovato? Sì. Non c'è un punto interrogativo alla fine e c'è scritto id underscore sezione uguale 1, uguale 2, uguale 3, uguale... Come faccio a gestire questo caso estremamente generale? Il tuo elenco senza l'elenco. Ecco. Allora... Penso sia quello il problema. Io sto qui dentro, no? Vedete che tutta quanta il risultato viene tirato fuori da quella select dove io passo praticamente tramite la variabile globale $_get
mi intercetto lì di sezione e ci faccio il filtro. Allora, vi ricordate che io ho fatto vedere fra le funzioni generiche, ce n'era una che viene utilizzata al 99% in tutti i siti, ed è quella istruzione che si chiama come isSet, ve la ricordate? isSet, sì. Che è, se è settata questa cosa, allora fai una determinata operazione, altrimenti non la fare. Noi potremmo utilizzare praticamente quella funzione isSet estremamente generale che si può anche applicare sulle variabili, sui campi, sui campi dei form e cose di questo genere, per poter controllare se io ho settata la variabile di query string in dissezione, allora mi fai una determinata cosa, una determinata query, altrimenti me ne fai un'altra. Allora, come posso fare? Io mi metto qui dentro e scrivo is if is set aperta e chiusa parentesi tonda e poi chiudiamo qua ancora dollaro underscore get aperta e chiusa parentesi quadra id sezione. Allora, se è settata questa variabile di query string, apre e chiudo parentesi graffa, allora mi fai questa select, giusto? Quindi io mi prendo questa parentesi graffa e me la sposto qua e vado a capo. Ok? Quindi questa è praticamente la condizione. È settata questa variabile di query string? Sì, allora faccio questa query. Altrimenti, else, no scusate, cancellato questa, faccio else, apro e chiudo praticamente parentesi graffa, faccio esattamente la stessa query, quindi posso fare un copia e incolla praticamente di questa, control C, control V, senza metterci il filtro sulla variabile di query string, cioè io cancello questo pezzettino. Quindi che cosa sto facendo qui dentro? Quindi se io ho fatto clic su una delle varie voci del menu, c'è questa variabile di query string che è impostata, vale 1, 2, 3, 4, 5, che rappresenta i vari tipi di menu che io possa avere, di ricette, scusate, primi, secondi, antipasti e così via. Se io faccio clic direttamente praticamente sulla voce principale, cioè quella del menu ricette, non sto selezionando nessun tipo di ricetta particolare, nessuna sezione, quindi lui me le deve far vedere tutte ordinate per data decrescente. Quindi vedete, utilizzando questa funzione estremamente generale isSet, è settata la variabile di query string dollaro underscore get in dissezione? Sì, allora eseguo la query col filtro, altrimenti eseguo la query senza filtro. La differenza sta solamente nel filtro, vedete? Quindi adesso questa qua non devo toccare niente. Io questa adesso, se la faccio partire, me ne rivado un'altra volta in home, no? Faccio clic su antipasti o su primi, id sezione uguale 2, e lui mi fa vedere praticamente tutti quanti i primi, vedete? Se io adesso faccio clic direttamente sulla voce ricette, vedete, la variabile di query string non esiste, lui mi fa vedere praticamente tutte quante le ricette mischiate. Quindi vedete, il semplice uso praticamente di questa variabile, di questa funzione isSet, che controlla lo stato della variabile di query string, mi permette di vedere tutto oppure le varie sezioni separate. E questo è molto comodo, vedete, perché ho aggiunto semplicemente le tre righe di codice, poi tutto il resto sotto non è cambiato minimamente. Questa è la classica funzione isSet che voi utilizzerete proprio in quasi tutte le pagine, perché serve proprio a controllare se qualcosa che è stato e arriva dall'esterno è stato impostato o meno, per evitare che vada in errore fondamentalmente o che dia dei risultati che non c'entrano niente. Poi rimane nella pagina sotto o no? No, no, rimane, certo che rimane. Ah.
Quindi lo fai perché se tutto è trascinato dalla database è trascinato in maniera corretta. Sì, viene estratto in maniera corretta dalla query, capito? Quindi questo praticamente è la mia pagina, ok? Allora, adesso abbiamo le due pagine perfettamente pronte, no? Abbiamo la pagina home che mi mostra le ultime quattro, abbiamo la pagina delle varie sezioni delle ricette che mi mostrano le varie ricette. Che manca praticamente per poter... Che io quando faccio clic su una ricetta mi vado a vedere il dettaglio, certo. La foto più grande, un'altra volta il titolo, un'altra volta la data e eventualmente tutto il testo che ci è messo dentro. Vabbè, tutto su una sola pagina. Esatto, tutto sulla sola pagina. Quindi io mi aspetto che dovrò rendere sensibile qualcosa o più di un oggetto, perché tipicamente si rende sensibile sia l'immagine che il titolo fondamentalmente. All'interno di queste due pagine, sia quella iniziale che quella che questa, in modo tale che se io faccio clic vedo proprio il dettaglio praticamente della ricetta che sto, su cui ho fatto clic. Ragioniamo un attimo, perché noi non possiamo costruire due pagine diverse per guardare una ricetta se veniamo dall'home page oppure se veniamo dalle ricette. La pagina deve essere sempre la stessa, quella di arrivo. Però noi in qualche modo dobbiamo cercare di capire cosa portarci appresso per fare in modo che con un'unica pagina noi possiamo vedere il dettaglio di una ricetta, sia se partiamo dall'home page, dove ci sono tutte e quattro, sia se partiamo dalla sezione elenco ricette, dove sono separate tutte e quattro per le varie sezioni di cui è composto il sito. Allora, innanzitutto la pagina la possiamo chiamare, io vedete che cosa faccio, prendo un'altra volta... Prendo ricette elenco, guardate, prendo ricette elenco, questa la chiudiamo praticamente, quella HTML, prendo ricette elenco, quella che ho appena fatto, e faccio file, save as, e la chiamiamo ricette singole. Notate che io cerco sempre di mantenere dentro i nomi dei file, dei nomi che in qualche modo hanno a che fare col sito, in modo tale che questo sempre come al solito... migliora l'indicizzazione, tutte queste cose qua. Infatti vedete pure le immagini, si chiamano antipasto-abruzzese.jpg, il file si chiama antipasto-abruzzese.html. Una volta se numeravano dalla prima fino all'ennesima che avevi iniziato, adesso per motivi, diciamo, migliora l'indicizzazione dei contenuti, si mettono dei nomi che in qualche modo sono comprensibili e sono più indicizzabili, diciamo, dai motori di ricerca. Allora, io questa qua la chiamo ricettesingole.php, faccio salva, vedete, mi è comparsa qua, gli levo praticamente, in teoria, io guardate, anzi, gli lascio sia briciola di pane che titolo della pagina. Poi la sezione ricette mi serve, perché qui dentro io dovrò sviluppare praticamente la mia, e cancello tutto questo. Quindi io qui dentro ricette singole, io farò clic su, per esempio sull'immagine di una ricetta in home page o in una delle sezioni, entrerò dentro questa pagina e mi vedrò il dettaglio. La ricetta messa, che ne so, grande, il titolo, la data, il testo, tutto quello che mi serve, ok? Allora, prima cosa, CTRL S, andiamo praticamente dentro... index e osserviamo che cosa vogliamo rendere sensibile. Rendiamo sensibile l'immagine, in modo tale che io faccio clic sull'immagine, poi voi renderete sensibile anche il titolo se volete, cose di questo genere. Voglio rendere sensibile l'immagine. Che cosa mi devo portare per individuare univocamente una ricetta? Vado nel database. Che cos'è che identifica univocamente una ricetta? L'ID ricetta, giusto? Sì. Questo qua. Allora, qui dentro io ce l'ho l'ID ricetta, perché dentro elenco underscore ricetta la tabella è il campo chiave primaria, un contatore, quindi un intero che sia un incremento da solo. Quindi io qui dentro metterò eco.
qui aprirò il mio HRF che mi renderà sensibile l'immagine, e qui sotto, ecco, chiuderò il mio HRF, ok? E l'immagine in mezzo sarà sensibile. Allora scriverò HRF uguale apice, puntiamo alla pagina ricette-singole.php, giusto? Ricette-singola, sì. Sì, come l'abbiamo chiamata, ricette singole, ricette-singole.php, sì. Ci metto il mio bel punto interrogativo perché qua voglio iniziare a scrivere la mia variabile di query string, ok? Quindi come la vogliamo chiamare? La chiamiamo ricetta underscore id. Vedete che io per il nome delle variabili di query string cerco di mantenere un nome che sia simile al campo che si vanno a caricare dentro. In questo modo non mi devo impazzire a inventarmi dei nomi. Vedete, il campo si chiama id ricetta, io qui l'ho chiamata la variabile di query string, l'ho chiamata ricetta underscore id inverso. In questo modo mi è semplice praticamente individuare bene i vari pezzi del codice dentro. Questo è quello che ti chiedi sotto, Massimo. Ricette-singole.php, punto interrogativo, e quando metti quel cursore sul mouse... Esatto, ti vedi la, esatto, viene fuori la query string. Okay. Qui metto uguale, metto l'operatore di concatenazione, dollaro my rose, aperto e chiuso, id ricetta. A questo punto... Poi posso mettere tutti i miei title, quello che mi pare praticamente. Questo qua praticamente adesso chiudo, punto, chiudo con il maggiore, anzi apice maggiore, e qui dentro c'è il mio A, quindi questo slash A, ok? Se vogliamo qui ci possiamo, qui forse è ancora più fondamentale metterci un title, eh? Perché quando vado sopra praticamente che compaia il tooltip è molto comodo praticamente. Allora, se ho scritto bene le mie cose, quando praticamente faccio girare quella pagina home page, faccio refresh, pa, 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 perfetto, quando vado sopra non mi si vede niente. Perché? HRF, ricetta di... Che cos'è che manca? È index, no? Ma l'ha presa? Quello che mi chiedo è se l'ha presa. Ah no, scusate, non stavo dentro home. Allora, vedi? Vado sopra, nota, ricetta è... punto interrogativo, ricette D, non mi ha preso praticamente la variabile. Perché non me l'ha presa? Perché, come l'ho chiamato? Ah, scusate, l'ho chiamato rose ricette, vedete? Sì. Non l'ho chiamato mai rose, rose ricette. Anzi, è strano che non mi abbia dato errore, dice che non trovava praticamente quella cosa. Refresh. Ok, passo sopra, vedi, ricette D 14, vado su quest'altra, ricette D 13, ricette D 9, ricette D 8, quindi io già sono pronto. Questi numeri sono nella tabella degli ID. Esatto, questi sono esattamente gli ID corrispondenti alle varie ricette dentro la tabella elenco ricette, che è praticamente il modo più veloce, perché quello è un campo contatore che prima, quindi non può essere duplicato, identifica univocamente tutti i record, eh? Identifica univocamente tutti i record. Questo abbiamo fatto il pezzettino nell'home page, adesso andiamo a fare il pezzettino dentro la pagina elenco ricette, per fare in modo che i parametri che spediamo dall'home page siano con lo stesso nome dei parametri che spediamo da quella pagina, perché sennò dopo abbiamo dei problemi a intercettare le variabili di quei string che si chiamano in maniera diversa. Ricordiamoci che qua nell'home page l'abbiamo chiamata ricetta underscore it, la variabile di query string, ok? Me ne vado praticamente dentro ricette elenco, stessa cosa,
Vedete, qui c'è sempre l'immagine, vedete? Io qui dentro faccio esattamente la stessa cosa. Dato che io sto prelevando le informazioni dalla tabella elenco ricette e il campo ID underscore ricetta c'è, perché tra quelli qui li ho messo, chiaro? Allora io qui dentro faccio esattamente la stessa cosa. Echo, qui aprirò il mio href, echo, qui chiuderò il mio href, ok? Allora qui dentro io scriverò a href uguale apice ricette trattino singole punto php. Volendo potete fare anche il copia e incolla delle due righe perché sono perfettamente identiche. Ricetta underscore id uguale punto dollaro, qui l'ho chiamato myrose, aperta e chiusa id ricetta punto, chiudo l'apice, metto il maggiore e qui sotto chiudo praticamente slash a. Quindi a questo punto le due pagine, dalle due pagine partono esattamente due query string che hanno dentro una variabile che si chiama allo stesso modo ricetta underscore id, che si porta appresso un numero intero che è il campo contatore della tabella elenco ricette. E abbiamo sistemato le due pagine di partenza. Adesso ci dobbiamo andare a costruire la pagina di arrivo. Ok? Ctrl S. Allora, la pagina di arrivo, se io mi prendo praticamente antipasti 1, HTML, vediamo quali sono i div che io non mi ricordo mai che servono per poter fare, c'è sempre il box section ricette, c'è il box ricetta elenco, ok, è sempre lo stesso, box ricetta elenco. Quindi io qui dentro metterò questo box qua, perché questo dentro c'ha tutti quanti le Ctrl C, Ctrl V, slash D, perché questo dentro c'ha tutti gli stili già belli e pronti per poter vedere i testi, le date, tutte queste cose qua. Ok, poi mi sembra che non ci sono altri stili, viene messa l'immagine, viene messa il titolo praticamente, viene messa il titolo praticamente della ricetta, viene messa la data di inserimento e viene messo praticamente il testo, ok? Il testo però noi non lo prenderemo, non sta dentro il database, bensì sta dentro un file .html, ok? Allora, io quindi questo qua c'ho praticamente questo qua, IMGSRC. Allora mi scrivo qui dentro tag PHP, PHP, ok? Ok, fine. Allora, qui dentro scrivo echo img src uguale apice img, no scusa, ricette slash img, sto facendo una stupidaggine, devo prima fare la query se no non mi carico nulla praticamente. Allora, dollaro SQL uguale select. Allora, abbiamo detto che vogliamo caricare il titolo, quindi ricetta, la data pubblicazione, il nome underscore file che mi permette di caricare l'immagine e il filetto HTML dove dentro c'è tutta quanta la descrizione, from elenco underscore ricette, where, a questo punto dello stato della ricetta non mi interessa nulla, perché tanto se quella è visibile sia dalla home page che dalla pagina elenco ricette, vuol dire che è una ricetta che c'è stato uguale a 1, quindi dello stato non mi interessa niente, devo metterci solamente il filtro, where id
ricetta è uguale a concatenazione dollar underscore get aperta e chiusa parentesi quadra la variabile di query string, giusto? Ok? Punto e virgola, faccio dollaro ris è uguale mysql query dollaro con db dollaro sql, oppure faccio or die e qua dentro io non ce lo scrivo adesso, poi qualcuno farà la funzioncina, ok? E qui eseguo praticamente la query, d'accordo? Dopodiché faccio a questo punto un while, questo sopra si chiama, lo chiamiamo myRose perché myRose non esiste, vi ricordate quel problema che c'era? While dollaro myRose uguale mysqli underscore fetch array aperta parentesi dollaro ris. Naturalmente questo adesso sarà un array che ha un unico elemento, perché noi stiamo puntando direttamente proprio alla ricetta singola, quindi siamo sicuri di trovarne una. Però vedete che il metodo per poter visualizzare il dato è esattamente lo stesso di tutti degli elenchi precedenti, solo questa volta farà un loop unico, perché dentro c'è un unico elemento. Quindi vedete, con un'unica istruzione voi visualizzate uno o più elementi. Chiaro? Quindi io qui dentro adesso metto così, questa shift cancel la metto qua. Allora, adesso possiamo mettere le ricette. Allora, img, lo slash perché sennò succede come prima, punto, dollaro myRose, aperta e chiusa parentesi quadra, nome file, estensione punto jpg, chiuso apice, lo style uguale, ci mettiamo che sono un, non mi ricordo quanto sono grosse queste cose, mettiamoci 50%, vediamo se va bene, 25%. Mo ci mettiamo 50 che è un po' più grande, ok. Poi mi ricordo che praticamente il titolo, ci devo mettere un float left qua. Due punti left, control S, poi faccio un echo, qui mi sembra che era un H3 se non vado errato, che era il titolo, giusto? H3. Guardate, io qui dentro potrei anche scrivere una cosa di questo genere, dollaro myRose aperta e chiusa parentesi. Il titolo è ricetta, però come vedete non si capisce niente, perché lui non riesce a distinguere praticamente quello che praticamente è istruzione da quello che è codice HTML. Vorrei capire perché, eccolo qua, no, perché mi dà errore. Scusate, questo qua c'è l'apice. È così, no? L'ho scritto così prima, no? Giusto? Sì. Manca la visione dell'IMG comunque. Non è soltanto... Non l'ho chiuso? Ah no, scusa, è vero, c'ha ragione. Però non è quello, perché tanto quello lo devo prendere come testo. C'è qualcosa da qualche parte qua che gli dà fastidio. Dollaro myRose... nome file più window, la ricetta di più meno questo, così non me lo ricordo, oddio, no c'erano, perché c'è, no, il doppio apice prima dello no. Style. No
È così. Questo chiude il nome del file. Giusto? E poi c'è lo style. Poi se chiude il tag img, forse l'errore non sta qua. Ecco H3. Allora, facciamo così. Punto. Punto. Ecco, stava qua l'errore. Allora c'è la ricetta, poi ci devo mettere la data. Ecco. Dollaro my rose aperta e chiusa, apice dt pubblicazione, e adesso viene il bello, ecco, la pubblicazione. Oh, a questo punto io mi devo caricare il file, questo lì c'ho un filetto praticamente. Ho un vero e proprio file, questo è quello là praticamente dinamico. Ho un vero e proprio file che è questo, a tutti gli effetti è proprio un file HTML, indipendentemente dal fatto che dentro ci sia scritto qualsiasi cosa, però è un file HTML che io questo qua in qualche modo me lo devo in qualche modo andare a leggere e caricare dentro. Allora, per leggere andare e caricare un file, io adesso c'è già sulle, come si chiama, sulle slide, però io di solito lo faccio quando appunto si arriva al momento. Questo qua, dov'è PHP, eccolo qua, è uno degli argomenti, caricare un file. Si possono utilizzare diverse tipologie, diciamo, di funzioni. Vediamo un po' i form, però quella diciamo più moderna, no, non è qua, cookie, i form, eccolo qua. Quella più moderna, per poter caricare un file e leggerlo in una botta sola, è quella funzione là che si chiama file get content, che praticamente in automatico, se uno gli passa il file compreso di parte, se lo apre, se lo mette in memoria e ve lo restituisce praticamente al video. Okay? Questo è un file che dobbiamo dire, non è un testo memorizzato dentro un campo del database, è proprio un file che sta sul file system praticamente. Naturalmente la cosa migliore da fare è controllare che questo file effettivamente esista, no? Perché io potrei andare in un file che per mia sfortuna non esiste, perché il file è stato cancellato, non è stato caricato. Quindi si può utilizzare la funzione che c'è prima, che è una funzione generica, vedete, file underscore exist. Quindi io qui, arrivati a questo punto del mio codice, che cosa faccio? Innanzitutto controllo se il file esiste. Allora, il nome del file da che cosa è dato? È dato dal campo nome underscore file più l'estensione .html. Allora, permettetemi che io qui dentro mi creo una variabile di appoggio che chiamo mio file, e ci metto dentro come valore dollaro my rose, aperta e chiusa praticamente, parentesi quadra, nome file, è una variabile di appoggio punto html, ok? Niente di più, ho memorizzato dentro questa variabile il nome del file. Non basta metterci solo questo, io ci devo mettere anche dov'è messo questo file, dov'è nel mio file system del sito, dove l'ho depositato tramite il sistema di backend. Quindi se io vado a vedere, il mio file praticamente è contenuto dentro la cartella praticamente ricette, vedete? Quindi è a un livello superiore di EMG, chiaro? Quindi io qui dentro scriverò semplicemente qua davanti, per scrivere il path completo, questo è praticamente dove si trova praticamente il mio file, ok? Mettiamoci uno spazietto così almeno si vede meglio. Quindi vedete, dentro questa variabile io ho memorizzato il nome del file e dove si trova, quindi il path fisico completo, ok? Ctrl S. A questo punto mi vado a fare, prima cosa, mi controllo se il file esiste. Scrivo if file underscore exist,
e gli passo dentro dollaro mio file. Quindi se questa condizione ritorna true, cioè se il file esiste, allora memorizzo dentro una variabile dollaro a file underscore get underscore content, vedete, dollaro mio file. Dopodiché, perché mi dà praticamente che if file esiste dollaro mio file, dollaro file dollaro, eh? No, sta qui sotto la graffa. If file esiste dollaro mio file, sì, è questo get content. Allora, if file esiste, vediamo un po', questa vogliono sempre la doppia, come i set vogliono sempre praticamente la doppia parentesi. Allora qui dentro ho memorizzato dentro la variabile a il contenuto del mio file e poi faccio echo dollaro a, no? Punto e virgola. Altrimenti else, per esempio, mando un messaggio che comparirà naturalmente al posto dove c'era il file, no? Scriverò echo il file dollaro mio file non esiste. Qui ho utilizzato l'espansione della variabile, l'estensione della variabile, l'ho messa dentro praticamente, ok? Ctrl S. A questo punto io ho terminato, se ho scritto bene le cose. Adesso quando faccio clic praticamente sia dall'home page che dall'elenco delle ricette, lui mi dovrebbe aprire il file, la ricetta esattamente come io, quella su cui ho fatto clic, e mi dovrebbe mostrare l'immagine, il titolo, la data e il contenuto praticamente, cioè la descrizione potrebbe essere la preparazione, gli ingredienti per quattro persone, altre informazioni, il cuoco che l'ha sviluppata e cose di questo genere. Allora, se io faccio, quindi questo antipasti1.html lo possiamo anche chiudere. Proviamo dall'home page. Allora, vado sulla prima, anzi su insalata mista, vedete ricette trattino singole, punto php, punto interrogativo, variabili di query string ricetta underscore id uguale 9, io faccio clic. Ok, c'è andata. Eccola qua, vedete? Lui mi ha caricato praticamente l'immagine più grande, mi ci ha messo praticamente il titolo, mi ci ha messo la data e mi ci ha messo anche il testo. Vedete? Il testo naturalmente caricato in sola lettura. Quindi la funzione per leggere il testo sono due. File get content, che come vedete dall'inglese vuol dire restituisci il contenuto del file, serve proprio per caricarlo. E file underscore esiste per fare un controllino prima se quel file esiste o meno. Con queste due funzioni voi leggete i file. Poi c'è una terza funzione che vedremo quando si fa il backend, che si chiama put content, che serve per scrivere un file HTML, .txt, quello che ci pare. Non naturalmente file in formato Word o Excel, però file con delle estensioni tipo che sono ASCII puro, quindi CSV, TXT, HTML, XML, cose di questo genere. Quindi sono tre fondamentalmente le estensioni per gestire i file moderne. Quella per controllare se il file esiste o meno, quella per caricarsi in sola lettura e quella per scrivere. Punto. Ok, adesso quindi dalla home page io ho fatto clic su insalata mista e mi è andato qui dentro. Vado dentro ricette, secondi, mi trovo insalata mista. No, non è, sta in contorni allora, sbagliato. Insalata mista, eccola qua, ci faccio clic, ci passo sopra col mouse, notate ancora la variabile di query string, punta alla stessa pagina, stessa variabile di query string e stesso valore. Clic e ottengo lo stesso risultato. Quindi vedete, noi siamo partiti da due pagine differenti,
e siamo arrivati in un'unica pagina che ci mostra il dettaglio praticamente delle informazioni. Quindi fate bene attenzione, quando arrivate in uno stesso punto, cioè in una pagina di arrivo, in questo caso ricette trattino singole, da più punti differenti, per evitarvi di fare controlli strani, progettatevi fin dall'inizio tutti i nomi delle variabili di quelle stringhe che vi dovete portare appresso, in modo tale che li chiamate sempre allo stesso modo, da tutte le pagine da cui partite. Per esempio, se questa è una la chiamiamo ricetta underscore id e l'altra la chiamiamo id, mi devo andare a fare due controlli, no? If iset ricetta underscore id or iset id, allora vuol dire che stavo arrivando da due pagine differenti con due variabili di quelle stringhe che ho chiamato il nome differente, ma che poi all'effetto hanno lo stesso contenuto e mi servono lo stesso scopo, visualizzare quella particolare ricetta. Questo è l'errore più comune che si fa all'inizio, uno non ci pensa prima e da punti diversi e le variabili che gli servono per fare la stessa interpretazione le chiama in modo diverso, quindi poi alla fine gli si incasina un po' tutta quanta la pagina. Tenete presente che noi qui dentro ancora non abbiamo parlato di paginazione dei risultati, quindi là potete ben immaginare, se utilizzate variabili di quelle stringhe diverse, che cosa può succedere praticamente per fare la paginazione dei risultati. Ma sì, un attimo c'è l'elenco per capire ogni volta c'è l'elenco, come prima. Ricette elenco questo? Sì. Naturalmente qui dentro, adesso, qui dentro, dentro questa pagina, briciola di pane, che cosa vuol dire? Vuol dire home sensibile, giusto? Sezione di appartenenza di quella ricetta sensibile, giusto? Nome della ricetta non sensibile, perché voi sapete la briciola di pane, l'ultimo livello è quello che non è sensibile, ok? In teoria qui dentro si potrebbe fare, se uno è capace potrebbe fare tutto quanto con un'unica query, però uno all'inizio si fa pezzettini di query, tante query quando quello gli interessa, poi quando ha capito dove sta praticamente il trucco, poi alla fine riesce a scrivere un codice più compatto. Quindi qua vedete la briciola di pane si è allungata di un elemento. Nella pagina elenco ricette era home sensibile, sezione in cui sono entrato non sensibile, faccio clic su una ricetta home sensibile, sezione da cui sono partito sensibile, nome della ricetta non sensibile, e questo vi costruite la briciola di pane che deve andare in testa. E poi c'è ancora il titolo della pagina, che naturalmente rimarrà lo stesso, perché il titolo della pagina qui non serve fondamentalmente. Domande? Io naturalmente questo codice ve lo metto, anzi qui lo leviamo dietro la pagina perché non serve quando siamo dentro la ricetta. Io ti volevo chiedere, dimmi. A me quando spesso quando sulle newsletter, sì, le varie string, ci sta il punto interrogativo, la variabile, poi c'è l'arrivo commerciale e tutta un'altra serie di variabili di quelle stringhe? Sì, tu ne puoi portare appresso quante te ne vale. Sì, guarda, ti faccio vedere una cosa. Allora, questo vogliamo fare 19:30, facciamo la pausa, poi rispondo alla sua domanda. Così vediamo. Un attimo, fa funzionare qua che questo paziente. Sì, tanto loro fanno pausa e tu stai là. Io un bel mezzo con 28 pollici e mezzo e stai su sta. Io olio. Però guarda, una volta che la scuola è fatta. Io non c'è. Ora faccio la come c'è. Aspetta, mai SQL error, vedi? Mai SQL, vai dentro al codice. Io sono. Mai SQL in underscore query, condivi SQL. Mai SQL in match a me. Allora, oddio, no, ma forse qua che c'è la I, forse deve essere. No, sì, la I no. Deve essere quello, sì. Sì, oggi sono particolarmente stanca perché errore. C'è un errore dentro la query. Eccolo qua. È l'end che viene appiccicato praticamente a quello. Sì, no.
Posso vedere un aspetto? Se vediamo la linea. Allora, su cui ce n'è uno di là, proprio un esercizio. Però non ti ha trovato nulla. Perché qua però lo stiamo chiedendo da... Questo è il problema, uno deve stare attento se si sono dati. Però mi metti l'immagine, giusto? Vediamo l'immagine perché non te la vedi. Ci sono andato indietro perché ho fatto molte lezioni su... Quanto dura questo? Qua. Vabbè, questo qui in particolare dirò, vabbè, un giorno, però ci sono alcuni che durano molto di più, o anche alcuni nel weekend. Ce ne sono alcuni che durano un mese o una settimana, dipende dall'obiettivo qual è. Questo qui, vabbè, HTML ci sta magari in un giorno, però è carino come format, ma non lo so, cioè, nel senso, anche perché qui per fare una cosa del genere devi avere pure spazio, cioè, se vuoi fare una cosa così intensiva, un weekend, perché questa attraente per i ragazzetti, per i ragazzi giovani, però, insomma, c'è pure una logistica un po' favorevole, perché questo per esempio si è un co-working che è uno spazio di questi nuovi grandi. No, solo per dirti, però è vero, c'aveva ragione i ragazzi l'altro giorno, molte cose stanno andando tantissimo, poi magari non so ultra valide, però negli Stati Uniti pure, in Inghilterra. Ogni tanto se dovessimo emigrare via di qua. Sì, io vedo abbastanza. Non so, grazie. Vedete bene la lavagna. Sì. Comunque non c'è la prima, ci sta da info, mi ha mandato tutte quelle mail sempre da info, per rispondere quando sono andato direttamente, perché mi dovevi iscrivere, scusate, ti mandavo quel link per dirmi se era simile il test che fa punto e scuri di HP a quello di lo di HP basic. No, scrivimi su @giannastra@laforweb.it. Trovando, perché prima c'è stato, mandava quello generale che si perdeva, no, non è che si perde, però magari ti sono più cose relative alla, alla sport. Quindi gli do un'occhiata. Sì, grazie mille. C'è il resumo praticamente. Allora, andiamo praticamente in home page, ok? Io sto in home page, faccio clic praticamente su questa immagine. Vedete, io mi sto portando appresso solamente una variabile di quali stili, quella che individua la ricetta. Però notate che qua io ho tutta una serie di informazioni, vedete? Antipasta abruzzese, io in teoria mi potrei portare anche il titolo appresso, mi potrei portare anche la data volendo. In questo modo, quando arrivo nella pagina questa che abbiamo costruito, tutta questa parte praticamente della query non mi serve, chiaro? Non mi serve, perché io già me li sto portando appresso tramite variabili di query string. Quindi certe volte nelle variabili di query string io ci posso mettere anche delle informazioni che sembrano non necessarie, che però per me possono tornare utili per poter, portare appresso delle informazioni. Per esempio, io quando sto qui dentro l'home page, io non so qual è la sezione. Vediamo un po' se posso sapere subito qual è la sezione dove mi trovo. Vedi? Io sto qui dentro e vedete, faccio select asterisco from elenco ricette, questa ricetta uguale a 1, order by
data pubblicazione desk limite 04. Se io mi volessi portare appresso, per esempio, il nome della sezione, per esempio antipasti, cose di questo genere, qui non ce l'ho, però in teoria me lo potrei, che mi serve poi quando entro, da mettere qui sopra l'elenco, no? Qui non ce l'ho, però in teoria me lo potrei anche portare appresso, volendo. Potrei fare una query qui dentro, un'altra query qui dentro che si porta appresso determinati parametri. Allora, supponiamo che ci vogliamo portare appresso che cosa? Vediamo un po'. Fra un elenco ricette, stato ricette uguale a 1. Ci vogliamo portare appresso anche il titolo e la data di pubblicazione. Così vediamo poi di utilizzare le varie pagine. Allora, qui dentro il codice si complica un pochino per quanto riguarda praticamente questa scrittura. Basta farla a pezzettini fondamentalmente. Allora, io qui dentro scrivo l'href e questa è praticamente la mia prima, diciamo, la mia prima parte della query string, no? Quindi qui mi conviene, se voglio portarmi appresso più parametri, chiudere e fare un altro echo. E per ogni echo portarmi appresso un parametro, in modo tale così è più semplice, eh? È più semplice scrivere il codice. Ok? Vedete, io praticamente non ho fatto nient'altro l'href che spezzarlo in una parte iniziale dove c'è praticamente scritto href, nome della pagina, punto interrogativo, e una parte finale dove io praticamente chiudo con la query string, e poi qui dentro mi metterò tanti pezzettini quanti sono praticamente le variabili query string che mi voglio portare appresso. Quindi mi voglio portare appresso il titolo, eh? Allora qui dentro io scriverò echo, metterò praticamente, quindi devo mettere le commerciale e commerciale. Vogliamo portarci appresso titolo, la chiamo titolo, la variabile di query string, uguale punto dollaro ma rose ricette, dollaro rose underscore ricette, aperta e chiusa parentesi quadra, aperta e chiusa ricetta, e così mi sto portando appresso praticamente il titolo. Mi voglio portare appresso anche la data di pubblicazione, echo e commerciale concatenazione, chiamiamola data, la variabile di query string, punto, prendiamo questa, mi faccio il copia e incolla, ctrl c, ctrl v, questo trattino lo leviamo perché non c'entra niente, dt pubblicazione. Se adesso io vado a fare refresh della prima pagina, ctrl s, se vado a fare refresh praticamente della prima pagina, non so quanto ci mette, ok, quando vado a passare sopra, vedete? La mia query string si è allungata, vedete? C'è come prima variabile ricette d uguale a 14, operatore di concatenazione commerciale titolo uguale antipasta abruzzese, operatore di concatenazione data uguale quella data. Quando arrivo praticamente nella pagina di arrivo, anziché andare a fare l'interrogazione su tutti quanti i parametri, dentro ricette singole, io questa qua fondamentalmente già ce l'ho, no? Quindi permettetemi di andare a modificare anche dentro ricette elenco, se no poi ci sono dei problemi di allineamento. Allora io mi prendo questo pezzettino che tanto è uguale da entrambe le parti, questo qua, faccio ctrl c e me lo porto dentro ricette elenco, ok? Quindi questo è, no, qui abbiamo portato, ah sì, qui dentro ctrl v, eccolo qua. Così almeno sono uguali da entrambe le parti, no? Giusto? Quindi adesso io qui dentro, se vado a fare CTRL S, anche se vado dentro elenco ricette,
dovrei ottenere sempre lo stesso risultato. Ricette, primi, passo sopra. Ah no, qui è venuto un gran casino, si è portato appresso tutto. Si è portato appresso un bel casino perché ecco ricette D. Ah, scusate, fermi. Allora, qui dentro HRF ricetta di titolo uguale, scusate, Rose, non è Rose, mai Rose. Questa è colpa mia perché ho usato due nomi diversi per questa variabile. È così. My Rose. Vedi, questo è un errore da non fare. Se le chiamate in un modo, continuate sempre a chiamarle in un modo le variabili, perché tanto... Perché tu hai cambiato su... No, non so perché, non mi ricordo il motivo per cui l'ho fatto. Comunque adesso dovrebbe funzionare tranquillamente. Passo sopra, eccola qua, esattamente quella, vedete? Ricette D7 e commerciale titolo, pasta e fagioli e commerciale data quella. Quindi vedete, nelle due pagine adesso siamo perfettamente allineati con il numero di informazioni che spediamo praticamente nella pagina di arrivo, ok? Quindi nella pagina di arrivo a questo punto io vi sto portando come variabile di query string il D ricetta, il titolo e la data di pubblicazione. Quindi queste cose qua io in teoria potrei anche cancellarle. Io non le cancello, duplico le due query in modo tale che voi ce l'avete tutte e due e poi commento quella vecchia, no? Mi prendo questa query, CTRL C, me la duplico, così almeno poi quando vi trovate questo file ve le trovate tutte e due. Questa qua la commentiamo e non la utilizziamo fino a qua, ok? E adesso utilizziamo questo pezzettino. Io a questo punto il D ricetta ce l'ho, ricetta sta dentro titolo, ce l'ho, data pubblicazione sta dentro data, ce l'ho, quindi è inutile che me le seleziono. Come vedete mi porta appresso solamente nome file, from, elenco ricette, chiaro? Stessa cosa qui sotto nella query, quella quando faccio clic sul menu praticamente generale. A questo punto, non portandomele più appresso, io non posso utilizzarle qui dentro, vedete, perché dentro MyRose non le utilizzo nella query di selezione, giusto? Che cosa faccio? Permettetemi, io CTRL C duplico anche questo pezzo, così almeno CTRL V. Questo lo commento e lo chiudo qua il commento. Allora, adesso ho a disposizione tutte quelle variabili di query string, quindi ricette D non sta più dentro MyRose, ma sarà anche cosa? Dollaro underscore get, aperta parentesi quadra, ricette D. No, scusa, com'è? Sì, ricetta underscore id. Non vi preoccupate che si chiamano allo stesso modo, perché una è una variabile di query string, l'altra invece è un valore, c'è quel dollar get che lo differenzia. Titolo dollar get titolo, data dollar get data. Qui dentro il nome del file mi rimane, qui dentro ancora mi scrivo questa, CTRL V, e qui dentro ci scrivo questa, CTRL C, CTRL V. Quindi vedete, ho semplicemente fatto una query con un numero di campi richiesti inferiori, perché mi sto portando delle altre informazioni tramite le variabili di queste, ok? Quindi questa qua adesso, se io la faccio girare, questa è ricetta elenco,
No, scusate, mi sa che ho sbagliato dove la devo mettere. La devo mettere qui dentro, ricette singole. Ho sbagliato io, mi sa che la devo mettere dentro ricette singole, mi sa. Ah no, no, però è giusta così, pure qui dentro è giusta, sì sì. Ctrl S, vediamo un po'. No, no, scusate, ho detto una stupidaggine. Ho detto una stupidaggine. Questa è ricetta elenco, cioè quella che io srotolo dal menu. Abbiate pazienza, per la fretta ho detto una stupidaggine. Permettetemi, torno indietro un attimo. Tanto, meno male che ho commentato e non ho cancellato. Ok. Ok, no, qui non c'è. Ok, Ctrl S. Allora, ripetiamo un attimino da capo. Io sto qui dentro. Quindi quando io parto, questo praticamente è l'home, ok? Quindi quando io parto da qua gli sto mandando queste informazioni. Quando sto dentro ricette, l'elenco, gli sto mandando queste altre informazioni. Ho fatto un po' un casino, ma mi sa che però ci avevo ragione. Era giusto qua. Abbiate pazienza. No, però qua non me le porto appresso. Allora, questo è giusto così, qui sopra la query. Qui sotto invece, titolo data, qui sotto è giusto così. Quando entro qui dentro, allora, Ctrl S, vediamo un po'. Allora, Ctrl S, primi, vado... Perfetto, se la porta. Quindi adesso devo fare... Ah, scusate, devo andare a modificare qui dentro, ricette singole, qua. Ecco. Allora, qui dentro devo andare a modificare perché qua mi sono sbagliato praticamente. Allora, qui dentro praticamente... Questo è il file che è finale. Vi siete confusi un po' con questo... Non l'ho... Allora, quando sto dentro in home, io praticamente mi porto tre parametri, tre variabili dentro la query string. L'ID, il titolo e la data. Quando sto dentro elenco ricette, per esempio, mi porto gli stessi tre parametri appresso. L'ID, il titolo e la data, giusto? Adesso nella pagina di arrivo, che è ricette singola, infatti io stavo andando a fare la modifica nella parte sbagliata, nella pagina di arrivo, ok, io qui dentro allora posso levare ricetta che sta dentro titolo, data pubblicazione che sta dentro titolo, ok, e quando vado praticamente a ad eseguire praticamente questa query, allora qui dentro l'H3, a questo punto io questi due ecco devo commentare, non quegli altri, Ctrl C, Ctrl V, allora questi due li commento, che sono quelli che utilizzano i campi del database che adesso non porto più. Qui dentro io ci metto questo qua, ecco così. Qui dentro io ci metto dollaro underscore get titolo e qui dentro ci metto dollaro underscore get data. Quindi se ho scritto bene praticamente le mie pagine, adesso se io vado a fare clic qua mi dovrebbe prendere pasta e fagioli, esatto. Se io vado dall'home page e faccio clic per esempio su, c'è pure qua pasta e fagioli, no, insalata mista, lui me la prende. Quindi era questo il coso. Quando io utilizzo più di una variabile di query string e restringo praticamente la query alla fine.
e quindi come tale è più leggera. Tenete presente però che non è che potete mettere troppe cose qui dentro queste variabili di quelle stringhe, perché poi alla fine c'è un limite, mi sembra che il limite, se non vado errato, mi sembra 2 alla 12 come caratteri di byte, perché una volta era 2 alla 8, 256, però poi quando è entrato in vigore il protocollo di cifratura, praticamente l'SH256, l'hanno allungato. E comunque non conviene, perché troppe cose messe praticamente dentro le variabili di quelle stringhe, che poi praticamente si riflettono, vedete, anche nell'URL. Poi alla fine, se vedete che anche nell'URL poi compaiono praticamente le variabili di quelle stringhe, poi alla fine se voi volete fare l'URL rewrite, diventa molto più complicato, perché là i parametri da gestire sono di più. Conviene sempre portarsi una, massimo due variabili di quelle stringhe, che così almeno che sono quelle fondamentali che servono per poter individuare univocamente praticamente l'informazione. Là l'ID della ricetta era sufficiente, perché io tramite l'ID della ricetta posso individuarmi tutto il record che riguarda quella particolare ricetta, ma posso tornare indietro e sapere come si chiama la sezione praticamente dove mi trovo, come si chiama la sezione, e quindi mettere il titolo della pagina e farmi praticamente che cosa? La briciola di pane, giusto? Tornando all'indietro, chiaro? Allora, ve lo faccio vedere, poi vorrei che lo faceste voi a mano. Se io sto dentro al database ricette, no? E ho l'ID di una ricetta, no? Ho praticamente questa cosa qua. Non riesco a capire perché io la salvo sempre questa, ma allora c'ho elenco ricette, dette menu, salva. Allora io sto praticamente dentro praticamente ricette singole e voglio fare la briciola di pane, ok? Io quando sto dentro ricette singole, io so che praticamente home è fissa, giusto? Quindi io qua per fare la briciola di pane, che cosa scrivo? href uguale, uso echo, ok? Href punto index punto php, ok? Home. E questo praticamente è il pezzetto che sarà linkato, che io ci potrò fare clic e praticamente lui mi rimanderà alla home. Poi qui dentro ci posso mettere, che ne so, un separatore, due punti. Come faccio a fare l'altro pezzettino praticamente, cioè quello che devo mettere qui a fianco? Io ho l'ID ricetta, cioè sto dentro praticamente, che sono la ricetta in gnocchetti a testo. Come faccio a sapere il nome della sezione, fondamentalmente dove mi trovo? Le query non è che si fanno solamente in una direzione, possono essere fatte anche in direzione inversa. Io ho che praticamente il nome della sezione sta qui dentro, vedete? Titolo pag. Vedete? Quindi se io qui dentro mi faccio una query del tipo fra queste due tabelle di questo tipo, select titolo underscore pag, aspetto titolo, titolo underscore pag from elenco, anzi possiamo partire anche dalla prima, com'era? Det menu inner join, tanto posso utilizzare tranquillamente l'inner, perché se la ricetta la vedo vuol dire che i dati ci stanno tutti nella catena, diciamo, gerarchica. Inner join elenco underscore ricette on id det menu è uguale a pid det menu,
e per sapere qual è l'ulteriore cosa che devo andare a mettere, and id ricetta per esempio uguale a 14. Supponiamo che prenderà 14, che era qua praticamente quale, se ben ricordo la 14 era questa, se non vado errato, antipasto abruzzese. Quindi io se questa la mando praticamente in esecuzione, che c'è scritto ho scritto in det menu, id det menu, nonostante gli occhiali, perché che vuoi? On id, come si chiama la, allora det menu campi sot meno, e quindi da quest'altra parte dentro le ricette sarà pid sot meno. Dov'è? No, pid sot meno. Pimazza, ragazzi, meraviglioso. Ok, eccolo qua, ma ha tirato fuori l'elenco antipasti. Quindi ho fatto una query partendo dalla conoscenza unicamente dell'ID della ricetta che sto utilizzando, sto tornando nella tabella superiore e tramite la relazione mi sono trovato praticamente alla pagina dove mi trovo. Per esempio quell'altra, per esempio quella successiva era, per questo antipasto di pare, no, questa qua è la ricetta D, la 8 dovrebbe essere elenco primi, perché gnocchetti al pesto. Dovrebbe essere elenco primi. Eccolo qua, elenco primi. Quindi vedete, dall'ultima, sapendo l'ID, mi sono ricostruito qual è il titolo e posso costruirmi la mia briciola di pane. Quindi qui dentro, praticamente, quello che faccio io è la seguente cosa. Qui dentro vi faccio $SQL uguale, mi ci metto praticamente dentro questa query, ok? Me ne vado a capo in modo tale che in join pid meno, così almeno sei sicuro che c'entra. Questo diventa praticamente un valore dinamico ed è praticamente dato da $get ricette d. Me la mando in esecuzione, quindi faccio $ris uguale mysqli underscore query $con db virgola $SQL, vabbè qui ci sta poi or die errore, ok. Dopodiché qui dentro faccio while, aperta parentesi, lo chiamiamo $titolo uguale mysqli fetch array $ris, apro e chiudo, dichiaro una variabile dollaro mio titolo oppure mia pagina, uguale $titolo, aperta e chiusa parentesi, titolo pack, punto. Una volta che l'ho messa praticamente dentro questa variabile, qui posso andare a fare la concatenazione punto $titolo. Eventualmente a questa gli posso anche applicare uno stile, quello che voglio, la posso fare in grigetto, no? $titolo, punto e virgola, chiuso, finito, control S. Vediamo se ci ho preso, me ne vado qua. Faccio clic qua, qui dovrebbe essere antipasti, errore, bellissimo.
con DB dollaro SQL dollaro get ricetta ID. C'è un errore qui dentro di ecco, ho copiato praticamente, c'è quella che c'era, l'errore che c'era prima, non ho ricopiato praticamente la query con le correzioni ai nomi dei campi e cose di questo genere. Home non ha beccato nulla, perché where dollar get ricetta id on id è uguale a pid and id ricetta dollar get dollaro ris ragazzi, ai ai ai, pure voi non controllate che il professore non scriva stupidaggini, però ha scritto dollaro titolo e giustamente lui non ci trova niente, vedi? Home elenca antipasti, vedi? Quindi praticamente qui dentro potete mettere 6 in, posso metterci anche un H3, quello che mi pare. Vedete che il primo è sensibile, mentre elenco antipasti dove mi trovo non c'è. Qui anzi ci dovrei mettere pure il titolo della ricetta, fondamentalmente ci dovrei mettere. Però qui se faccio click vado dentro index, ok? Se vengo praticamente da qua, secondi, se in home elenco secondi. E quindi questo qua, adesso io questo qua lo dovrei renderlo sensibile e qui metterci il titolo a fianco della ricetta. Quindi vedete, si possono fare delle query anche all'incontrario, l'importante è che le relazioni siano corrette praticamente tra le varie tabelle. E quindi tutto dentro la query string le puoi portare tutto quello che vuoi, 1, 2, 3, 4, 5 varianti, tutto quello che vuoi. Però difficilmente si fa, quando tu vedi queste query string estremamente complesse è perché hanno criptato praticamente o crittografato le informazioni, quando tu vedi quelle strane cose che si vedono tipo nell'URL, esatto, nel MD5, nel SHA, capito? Quindi vuol dire che l'hanno criptato, ma tipicamente non si portano mai così tanti parametri. Io per esempio in quello dell'assunzionista massimo mi sono portato appresso 3 parametri, l'ID per esempio della notizia, il titolo e la data di pubblicazione. Lo sapete perché non si portano mai tanti parametri, soprattutto parametri stringa? Perché qual è il più grosso problema che c'è praticamente quando hai a che fare con il database? Sono gli apostrofi. Quindi praticamente certe volte alcuni browser nell'URL oppure nella variabile di query string certe volte non rispondono bene praticamente alla presenza di un apostrofo, e allora pure lì dentro bisogna cominciare a utilizzare le funzioni str replace, replace, add slash, remove slash. Quindi poi alla fine una cosa che è semplice poi alla fine diventa estremamente complicata. Basta portarsi praticamente come variabile di query string quella che identifica univocamente l'informazione d'arrivo. Poi se c'è la relazione all'incontrario che sono fatte bene, tu ti trovi tutte le informazioni dietro. È meglio fare tanti pezzettini di query come ho fatto io, fatti uno dietro l'altro, perché tanto vengono fatti in maniera veloce, perché sono tutti basati su campi che sono query, sono chiavi primarie, quindi indicizzate molto bene dentro la database, piuttosto che cercare di portarsi appresso un sacco di informazioni. Soprattutto di tipo testo, data, se devi cambiare il formato della data, se non ci vuoi trattini, ci vuoi mettere slash, cose di questo genere. Vedi? Però vedi, fondamentalmente si può portare più di una cosa all'interno di una query string. Puoi portare un array, volevo. Ricordate? C'era quell'istruzione HTML entities, l'abbiamo visto con la variabile $_get, non me la ricordate? Questa qua. Questa qua è, allora, è, sta qui dentro esercizi, mi sembra che stava nel get e post, sì, era questo, 1 e 2, queste qua, vediamo un po', get, vedi? Se io voglio praticamente, build query, vedi, se io mi voglio portare appresso una, ve l'avevo pure fatta questa storia delle variabili di quelle stringhe che si possono portare più di una, però se io voglio portarmi appresso un array esiste proprio un'istruzione che si chiama http build query,
e questa praticamente si porta appresso tutto il contenuto dell'array. Rivedetele questo esercizio perché sono molto semplici, sono due cose molto importanti. Get PHP e get. Ok, che cos'è che... ci sono domande? Dobbiamo far vedere questa roba, però... Non puoi vedere tanta roba, è molto insieme, non è che... No, infatti poi c'è questo buco di tempo. Ti vuoi mettere un secondo recente tempo? Che cosa? Quello? Sì. Quindi rivedetevi questi esempi e cercate di capire bene come funziona. Quindi mi dovete fare praticamente solamente il titolo praticamente della la briciola di pane e il titolo della pagina. Ma già che ci siamo, mettiamo il titolo della pagina anche come classe, magari per il body, così che... Quello che volete, guarda, l'importante è che riuscite a capire come tirarlo fuori praticamente questa informazione in maniera semplice. Allora, che cos'è che manca praticamente? Che cos'è che manca qui praticamente per poter fare, concludere praticamente la pagina elenco ricette? Allora, noi nell'home page vediamo le prime quattro. Nelle ricette singole vediamo la ricetta singola praticamente esposta in tutte le sue informazioni. Io mi aspetto che dentro l'elenco ricette ci venga messa la paginazione dei risultati, perché mano a mano che questo sito cresce le ricette aumentano e io non posso far vedere a un utente che ne so 50 ricette e deve sempre fare scroll praticamente della pagina per andare a vedere l'elenco. Quindi io mi aspetto praticamente di mettere una paginazione praticamente dei risultati. Allora, la paginazione dei risultati dentro PHP, allora vediamo un po' se ci ho messa qua, connect, esecuzione, query, upload, eccola qua. La paginazione dei risultati dentro PHP, contrariamente ad altri linguaggi di programmazione, è molto semplice perché fa uso proprio di quell'istruzione che è proprietaria di MySQL, che è l'istruzione limit. Ve la ricordate, l'ho fatto vedere l'altra lezione. Se io quando scrivo limit 0,4, lui dice, prende la query che io ho fatto, che ritorna 50 risultati, però lui mi mostra i primi 4 a partire dall'indice 0, no? Se io scrivessi 10,4, lui mi mostrerebbe i 4 risultati a partire dall'indice 10, quindi 10, 11, 12 e 13. Quindi già capire che questo limite, se io posso giocare su questi due parametri, di cui il primo si chiama offset, che rappresenta l'origine praticamente da dove andare a pescare i miei dati, e l'ultimo rappresenta il numero di record che io voglio visualizzare, utilizzando correttamente questo parametro io posso realizzare una paginazione molto semplice. Allora, siccome per semplificare praticamente la situazione, io farò la paginazione solamente nel caso in cui faccio clic nelle voci praticamente del menu, non in quella principale ricetta. Poi là dovreste capire voi come fare a introdurre la paginazione in generale, ok? Allora, per poter fare la paginazione fondamentalmente servono due query sul database che devo fare. La prima mi deve tirar fuori praticamente il numero di record totali che io ho estratto. Se io faccio un select asterisco from elenco ricette where feed that menu è uguale a 2, cioè antipasti, quello mi tirerà fuori 10 antipasti, quindi io devo sapere quant'è questo totale. Quindi la prima query che praticamente vado a fare è quella per poter capire il numero di record
che ci sono praticamente che restituisce la query. Guardate bene che la query per calcolare praticamente il numero di record totali e la query successiva per fare la selezione devono essere esattamente le stesse per quanto riguardano le tabelle che intervengono e i filtri. Poi con una sola contiamo il numero di record che ci sono, con l'altra invece facciamo la query di selezione. Chiaro? Però le tabelle che intervengono nelle due query e i filtri devono essere identiche per tutte e due, altrimenti il risultato è falsato. Chiaro? Io non posso fare una query che fa un canto con filtro che mi trova 10 record e poi fare una serie di query di selezione su altre tabelle che mi dà un altro risultato. Quindi numero delle tabelle, nome delle tabelle e filtri deve essere identico in tutte e due le query. Poi servono praticamente tutta una serie praticamente di informazioni, ok? Allora, in teoria, questa qua possiamo anche chiuderla. Allora, a me mi serve che mi devo far ritornare il numero totale di record, perché mi serve come valore. Ho tirato fuori 72 record. Poi stabilisco io quanti record per pagina voglio vedere. Supponiamo ne voglio vedere 10. Quindi io mi aspetto che avendo 72 record di vedere 7 pagine con 10 record ciascuna e l'ultima pagina solo con 2 record, giusto? E questa è la logica. Non è detto che per forza le pagine, l'ultima pagina deve contenere per forza lo stesso numero di record di quella precedente, no? Per poter questo numero di pagine, praticamente di record per pagina, che cosa rappresenta? Rappresenta il secondo parametro dell'istruzione limit, quel famoso 0,4, 0,3, 0,8. Quindi questo numero di pagine, il record per pagina che puoi visualizzare lo decido io. Potrebbe anche essere una drop down list dove io dentro metto 5, 10, 15, 20, un pochettino come fanno molti siti. Quante pagine vuoi vedere, quanti risultati vuoi vedere per pagina, ok? Quindi questo lo decido io e rappresenta praticamente il secondo parametro dell'istruzione limit. Dopodiché mi serve di sapere il numero totale di pagine che io tiro fuori. Vi ricordate le istruzioni, le funzioni per poter gestire i numeri? C'era praticamente un'istruzione child che praticamente arrotondava sempre per eccesso qualunque sia il numero. Quindi per lui 75 sono 8 pagine, perché sono 7 da 10, una da 5, però lui non gli importa niente. 79 pure sono 8 pagine, 7 da 10 e una da 9. 71 sono 8 pagine, 7 da 10 e 1 da 1. Quindi l'istruzione child è quella proprio praticamente l'ideale per poter come si dice, per poter gestire, per poter sapere quante pagine praticamente voglio devo andare a mettere. Quindi saranno quei famosi numeretti che vedete sotto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, dove facendo clic mi muovete avanti e indietro nei record, ok? Il totale delle pagine quindi è dato da una funzione child che viene applicata praticamente su che cosa? Sul numero totale di record che io ho selezionato diviso i record che ho per pagina. Quindi se io ho selezionato 72 e voglio che praticamente 10 record per pagina, questa divisione mi dà 7,2, child mi dà 8 come risultato, giusto? Ok? Poi questa c'è una cosa abbastanza, questa è forse la cosa più complicata da capire, che è praticamente la pagina in cui mi trovo. Perché all'inizio quando entro dentro un risultato di Google, lui mi mette sempre nella prima pagina. Però io quando mi muovo in avanti, devo sapere, vado alla seconda pagina, vado alla terza, vado alla quinta, torno alla seconda, vado alla settima, ci faccio clic su tutti quei numeretti sensibili che stanno lì sotto, no? Allora, questa praticamente è praticamente noi la gestiremo utilizzando che cosa? Utilizzando le variabili di query string, perché in effetti i numeretti che noi metteremo sotto sono effettivamente dei numeretti che io faccio clic, quindi sono delle query string che assumono determinati valori. Allora,
Vediamo di capire un attimo come è fatto praticamente questo codice. Io naturalmente lo faccio nel caso in cui faccio clic praticamente sulle voci del menu ricetta. Poi voi dovreste andarla a modificare per farlo funzionare anche quando faccio clic esattamente proprio su ricetta. Cioè se vuoi vedere tutte quante le ricette ordinate per dare discendente, indipendentemente da quale sezione praticamente vado a fare clic sopra. Questo qua io me lo cambio perché sennò mi dà un problema. Lo metto qui dentro. Allora. Allora, questo ricette singole lo posso chiudere. Index lo posso anche chiudere. Le due pagine che la pagina che mi interessa è ricette trattino elenco. Allora, qui dentro praticamente io faccio la seguente cosa. Allora, dov'è? Allora, questo, come vedete, funziona solo ed esclusivamente se io vado a fare una query in cui interviene il filtro praticamente ID sezione, ok? Cioè questo che sta praticamente messo qui dentro. Allora, questo mi metto qua sopra, mi metto qua sopra e innanzitutto mi faccio la query che va a contare praticamente quante sono praticamente le ricette che io devo fare, le ricette che devo praticamente utilizzare, ok? Allora, questa praticamente è la query che io voglio utilizzare, di ricetta, from, elenco ricette e così via. Notate che qua mi basta prendere un campo solo per calcolare il numero di record, perché praticamente esiste praticamente una istruzione, vedete, mysqli underscore num underscore rows, che basta io che gli passo praticamente questa query e lui mi calcola esattamente il numero di record che ci sono all'interno. Allora, la nostra query che noi utilizziamo dopo è questa. Vedete che questa utilizza praticamente di ricetta, ricetta, data pubblicazione, nome file, dalla tabella elenco ricette, qui quindi interviene un'unica tabella, e questi sono i filtri, ok? Quindi io questi qua li devo andare a utilizzare tutti quanti, li devo andare a utilizzare per conteggiare praticamente quante sono le mie ricette. Quindi io qui dentro scriverò $SQL uguale a esattamente a questa query qua, faccio un copy. Non c'era il fatto che questa cosa non svuotava le query, non svuotava le variabili di stesso nome, però... No, per le variabili tipo stringa non c'è problema, c'è problema per le variabili quelle là che poi vengono associate alle funzioni che delle query. Ctrl Z. Tu come? No, la borsa. Dove l'hai messa? Ok. Allora, questa qua, praticamente, questa è la mia query. Posso cambiare solamente il numero dei campi perché tanto è questo che mi interessa. Where sempre PID DET meno uguale a questo, è stata ricetta uguale a 1. L'order by non è un filtro, quindi lo posso praticamente cancellare. Ok, quindi questa è praticamente la mia query che mi calcola praticamente il numero di ricco. Io calcolerò il numero di ricette presenti nella mia interrogazione. Poi scriverò dollaro RET NUM uguale MySQLI uguale query dollaro con underscore db virgola dollaro sql or die, e qui come al solito ci metteremo errore. Dopodiché io qui dentro scriverò il numero totale di record,
quindi lo associerò a una variabile che chiamerò numeroso, per esempio, num o num record, come volete voi, uguale mysql i underscore num rose dollaro retnam. E con questo io praticamente che cosa ho fatto? Qui ci metto un doppio slash, calcolo il numero di record che ritorna la query. Vi ripeto, quindi abbiamo calcolato quello che è praticamente questo primo parametro, il numero di record che mi ritorna l'interrogazione. Ok? Poi voglio stabilire quante, ci vediamo, buon fine settimana, ci vediamo giovedì prossimo, voglio stabilire quante record voglio vedere per pagina. Lo memorizzo praticamente dentro una variabile che chiamo $pagrec, record per pagina, e questa potrebbe anche essere una variabile che viene controllata dall'esterno tramite una drop down list. Quindi io qui dentro scriverò $pag underscore rec, supponiamo di voler vedere 5 record per pagina, giusto? Poi mi metto qua e quindi questo è numero di record per pagina, ok? E questo lo stabilisco io, questo me lo calcolo numerose, e questo lo stabilisco io. Qui dentro, se vogliamo metterci un commento così si capisce, queste sono variabili per la paginazione, ok? Ctrl S. Dopodiché, che altro devo andare praticamente a calcolare? Devo andarmi a calcolare il numero di pagine prodotte da questa interrogazione utilizzando la funzione CHAIL, giusto? Allora, la pagina la chiamo numpag, che mi deve produrre, è uguale a chail dollaro il numero di record totali che io ottengo, num rows, diviso il numero di record per pagina, dollaro pag rec. Questo con la funzione chail mi dà esattamente il numero di pagine che io troverò. Quindi se tiro fuori 70 record me ne tira fuori 14, se tiro fuori 65 record sempre 14 me ne tira fuori, se tiro 72 record mi tira fuori 8 pagine, no, 15 pagine e così via, perché la funzione chail arrotonda sempre per eccesso. Numero di pagine ottenute, ok? Poi devo calcolare praticamente la pagina su cui mi trovo. Allora, vi ripeto, siccome noi per paginare un risultato, quello che si fa, si creano tanti link, cioè tanti href uno in fila all'altro, tanti href uno in fila all'altro, è logico che io qui dentro, facendo clic su uno, non faccio nient'altro che fare clic su una variabile, su qualcosa che mi porta appresso una variabile di query string. Sto nella pagina 1, sto nella pagina 2, sto nella pagina 3 e così via. Allora, per il problema della pagina su cui mi trovo ha un'unica difficoltà, la prima volta che entro, perché la prima volta che entro lui automaticamente mi posiziona dove? Sulla prima pagina. Quindi qua io, utilizzando, scriverò praticamente questa variabile. Allora io la copio, poi ve la spiego una volta che funziona tutto, perché vedendola si capisce praticamente perché ho scritto quel codice. Io dico che la pagina su cui mi trovo è praticamente o la pagina 1, se è la prima volta che entro dentro il risultato della mia interrogazione,
oppure sulla pagina che su cui ho fatto clic, sul numeretto su cui ho fatto clic, quindi che sarà una variabile di query string. Per il momento prendetela così per buona, quando sarà tutto fatto riuscite a capire il significato di questo codice, cioè un po' ostica, l'unica cosa ostica, diciamo, l'unica cosa da digerire un pochettino con un po' più di pazienza di tutta questa cosa. Comunque questa fondamentalmente dice, se è la prima volta che mi trovo praticamente dentro questa pagina, vuol dire che la pagina è la prima. Quando invece mi comincio a muovere, lui memorizza dentro queste variabili tutti i movimenti che praticamente io faccio. Dopodiché c'è da calcolare praticamente il primo parametro dell'istruzione limit, che sarebbe praticamente l'offset. Allora, quando io sto nella prima pagina sarà 0, ho chiesto 5 record per pagina, quindi sarà 0,5. Sto nella seconda pagina, l'offset deve valere quanto? 6,5. Quindi vuol dire che io mi muoverò dal sesto record, giusto? O dal quinto record, e prenderò i 5 successivi. Sto nella terza pagina, l'offset sarà 10, e quindi io mi muoverò dal record 10, prenderò 10, 11, 12, 13 e 14, 10,5. Quindi mi devo calcolare questo offset. L'offset praticamente si calcola praticamente con questa formuletta. Questo è molto semplice. Ctrl V, perché questa, notate, allora, mi trovo nella pagina 1, current page uguale 1, 1 meno 1, 0, 0 moltiplicato qualsiasi numero, quanto fa? 0. Mi trovo nella seconda pagina, current page uguale 2, 2 meno 1, 1, moltiplicato il record per pagina 5, quindi l'offset va 5,5. Mi trovo nella terza pagina, current page uguale 3, 3 meno 1, 2, moltiplicare il numero di record per pagina, 10, quindi l'offset vale 10, parto dal record 10 e prendo i 5 successivi, 10, 11, 12, 13, 14 e così via. Vogliamo matematica. Vedi, la matematica di base serve ormai. No, ti semplifica. Ok, allora a questo punto praticamente io ho tutte le variabili che mi servono per la paginazione. Cosa devo fare? Io mi faccio la mia bella query e qui c'è, questa qua in teoria potrei anche, questa vi ripeto vale solamente per la query superiore, poi sta a voi capire come trasformarla, che vale anche quando faccio clic su ricette, quello proprio il menu fondamentale. Mi faccio praticamente la mia query qui dentro, Ctrl S, a questo punto la paginazione praticamente viene messa praticamente alla fine, cioè dopo che io ho fatto la query, ho mandato in esecuzione la query che mi tira fuori i risultati, ho fatto il ciclo while che mi mostra i risultati, là sotto io faccio vedere i numeretti, no? 1, quante pagine ho tirato fuori? 5, 1, 2, 3, 4 e 5 e così via. Quindi la paginazione viene messa praticamente qui sotto. Allora io prendo questo pezzo che c'era in quest'altro e la metto qui sotto, me ne vado proprio alla fine. Allora, come è fatta praticamente la paginazione? La paginazione a tutti gli effetti non è nient'altro che una stringa di testo che io devo scrivere sotto i risultati, e questa stringa di testo deve contenere i numeretti 1, 2, 3, 4 e 5, cioè le pagine prodotte. Quindi ho inizializzato praticamente una variabile che ho chiamato dollaro paginazione, l'ho inizializzata praticamente a stringa vuota. Okay? Poi dentro una variabile d'appoggio ho messo il famoso carattere di escape che serve per mettere la tabulazione, che mi serve solamente per allontanare un pochettino i numeri 1, 2, 3, 4 l'uno dall'altro, perché sennò altrimenti verrebbero appiccicati. Quando uno va a fare clic praticamente sopra il numero c'è il rischio che prende qualcos'altro. Naturalmente questi problemi si risolvono poi nella realtà a livello di CSS, perché uno fa uno stile fatto apposta per i numeri della paginazione, chiaro? Dopodiché io faccio praticamente il seguente ciclo for. Prendo una variabile i, la inizializzo a partire da 1 e la faccio terminare praticamente per un valore di i che è minore o uguale al numero minore o uguale, guardate bene, non uguale, minore o uguale al numero di pagine che ho prodotto.
ho prodotto 8 pagine, questa andrà da 1 a 8. L'incremento naturalmente è sempre di 1. Vi ricordate il cicloforo? Dollaro in più più vuol dire che incrementa di 1. Ecco che qui interviene quella variabile, quella variabile che io ho definito sopra tramite questo if, che ripeto è l'unica cosa un po' da digerire, però una volta che si funziona riuscite a capirne il significato. Allora, se praticamente la pagina su cui mi trovo, current page, è uguale a i, se per esempio se io sto, se i vale 1 e mi trovo sulla pagina 1, è verificata questa condizione. Se i vale 2 e io mi trovo sulla pagina 1, non è verificata questa condizione. Allora io incremento praticamente la mia stringa, dollaro paginazione, la incremento di, vi ricordate l'operatore che serve per poter concatenare fra loro le stringhe? Più stringhe, è praticamente nome della stringa, io metto punto uguale e ci aggiungo praticamente un pezzetto tutte le volte. Altrimenti se non mi trovo praticamente sulla pagina corrente, io la stringa paginazione la incremento con questo href. Vedete che io faccio un href sulla stessa pagina in cui mi trovo, vedete? Href aperti apici ricette-elenco.php, notate, e poi mi porto appresso praticamente la variabile di sezione, la variabile di query string, il di sezione uguale dollaro get sezione, e poi la creo il numero della pagina, vedi, e commerciale, la pagina dove mi trovo, e poi mostro la pagina dove mi trovo. Notate che là c'è uno slash t, che sta per lo spazio, sarebbe questa qua, là ci volevo scrivere slash, ci volevo mettere dollaro spazio, poi ci ho messo t, ci metto la tabulazione, sarebbe allargare i numeretti un pochettino un po' più tra di loro. Dopodiché, una volta che ho eseguito tutto quanto questo ciclo, e quindi questa variabile stringa è stata costruita esattamente con il numero di pezzetti che servono per navigare nelle informazioni, termino e faccio l'eco di questa variabile stringa, e quindi io mi aspetto di trovare, se ho trovato 5 pagine, di trovare scritto 1, 2, 3, 4 e 5 sensibili. Se ho trovato 10 pagine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e così via. Dunque, questo codice è completamente indipendente dalla query che avete fatto, dipende solamente da come avete chiamato alcune variabili per la paginazione che abbiamo definito sopra. Quindi questo già vi fa pensare che questo codice, una volta che uno l'ha scritto una volta, è un codice del tutto indipendente, può essere utilizzato, naturalmente utilizzando le stesse nomi delle variabili che io ho dato sopra e sotto, e qualsiasi paginazione, poi gli stili che li giocate voi come vi pare a voi, ci mettete il quadratino verde intorno a quello che è attivo e quell'altro ci mettete i quadratini grigi quando non sono attivi, non mi interessa quella cosa. Allora, questo codice, se è scritto bene, già dovrebbe funzionare. I record sono pochi, quindi io permettetemi qui abbasso il numero di pagine che voglio vedere, di record che voglio vedere per pagina, li abbasso a 3, così in modo tale che vediamo un po' di paginazione. Anche 2 va bene, fondamentalmente. Allora, se adesso mando in esecuzione, vado qui, vado dentro ricette, mi sembra che quelli che c'ha più cose sono i primi, se non vado errato. Faccio clic. Vediamo se ho sbagliato qualcosa. No, recpag, c'è cioè una variabile che ho chiamato in maniera diversa. Dov'è? Pag rec. Ah, scusate, qui l'ho scritta in maniera invertita. Pag rec. Ok. L'avevo scritta in maniera... Refresh. Ok. Pasta e fagioli, vedete, lui mi ha messo praticamente qui sotto 1 e 2. Quante sono 2, 4, 1? Quante sono 1, 2, 3 e 4? Perché? A me ha messo 11 e 2. Allora, aspettate un attimo, fermatevi un attimo, dollaro i. Io ho messo 100 pagine, però aspetta, mi metto 2 pagine. Ricette, forse aspettate, non ho fatto refresh, vediamo un po'. No, 2 sempre me ne mette, perché io ci ho messo 2, che ne voglio.
perché non mi ha messo Pagrec Ctrl S. Allora, retnam, calcolo il numero di token che mi ritorna la query. Vediamo un po', facciamo un po' di debug, vediamo un po' echo dollaro numeroso, le score rose, e vediamo un po' che cosa mi ritorna. Ctrl S, vediamo un po' che mi ritorna come numerose. Mi ritorna 4, dice che ha ritornato 4 praticamente record. ID sezione 2, pag 2, mentre questo è quello attivo, perché mi ha ritornato 4 record, però ho detto qua che pag rec deve essere uguale a 2. Allora, sì, sì, pure a me la mette la pagina 2, però io voglio vedere 2 record per pagina, non ne voglio vedere 4. No, capisco, però perché mi scrive 11 e poi 2, mi ci scrive 1, ma te scrive 1. Passa e fagioli, vabbè, controlla un attimo, voglio controllare un attimo qua perché mi fa questa cosa. 2, allora, forse c'è qualcosa di diverso nelle query. Di ricetta è ID sezione, stato ricetto uguale 1. Non c'è niente di differente. Perché? Anche se metti 1 e mette 4. Allora, fuori. Il dissezione uguale dollaro get dissezione, vediamo un po'. Il dissezione dollaro get dissezione. Pag i dollaro i. Paginazione, perché non funzioni? Questa è una copia di pagine, non è l'altra. Eh? Le pagine sono uguali. Eh sì, perché in teoria non la divide per due. Quelle dovrebbero venire due pagine. Ah, scusate, fermi, mi sono scordato io. Fermi. Bisogna andare a modificare la query. Bisogna andare a modificare la prima query e bisogna metterci il limit. Quindi qui dentro ci va scritto. Vado a capo, eh. Vado a capo perché almeno così si legge un po' meglio. Limit. Anzi posso anche levare questo perché lo metto sotto limit. Allora ci devo mettere praticamente l'offset, quindi ci metto dollaro ecco perché non lo prende, dollaro offset, e questo mi dà praticamente dove deve iniziare, giusto? Poi concatenazione, ci vuole la virgola per separare, concatenazione. Mi serve il primo parametro, che sarebbe praticamente pag rec, dollaro pag rec, ecco, questo mancava, ok? Ctrl S. Allora questo qua, vediamo un po' perché mi dà limit order by desk, limit dollaro offset punto dollaro pag rec. Ok, ecco, adesso funziona, guarda, perfetto, vedi, adesso me ne fa vedere due, vedete, me ne fa vedere due. Quando io vado sulla seconda pagina, notate, vedete sotto che cosa lui scrive? Il dissezione uguale 2, quindi vuol dire che sto sempre nella stessa sezione e devo andare alla pagina 2, ok? Quindi praticamente quando io faccio clic su questo link, praticamente lui esegue praticamente questa query con un offset che è diverso da quella precedente. Quindi se io faccio clic qua, lui mi tira fuori la seconda praticamente pagina. Vedete che non si vede bene qua il colore perché il viola e il nero un pochettino si confondono, però vedete che il nero, il 2 adesso è diventato nero, cioè non sensibile, e praticamente il viola invece è diventato 1 sensibile. Se io faccio clic qua, vedete, ID sezione uguale 2, tag uguale 1. Facendo clic e torno alla prima pagina. Vediamo un po' se è reset secondi, vediamo un po' secondi, può darsi ce ne stanno di più. Guarda, non l'ho mai messo a posto sto CSS. Io un po' di video l'ho fatto in questo. Ah no, secondi pure non c'è, che c'è, che c'era tanto, sì, antipasti. Il codice? Il mio errore, guarda, quest'ultima aggiunta il limite. Ah, questo ce n'ha uno.
contorni ce n'ha sempre 4. Mazza, lo beccate tutti quanti dolci, non c'è niente. Ce n'ha sempre, ho messo sempre massimo 5. Vabbè, vediamo un po' se è vero, perché a me questa cosa non me la ricordo se c'è. Ci sono veramente, vediamo un po' se io metto, vediamo un po' se antipasti ci sono 1, 2 e basta. Poi di primi ci sono 1, 2, 3, 4 e 5. Ah, però uno non è attivo, ecco perché. Ah, uno non è attivo, mo l'attivo così almeno se ne vedono di più. Quindi sarebbe il 2 che sarebbe i primi. Ecco perché non si vedeva, perché non era attivo. Io mi ricordavo che ce n'erano di più, vedi? Questo dentro c'ha 3 pagine, perché c'ha 5 praticamente. Vedi, se vado su 2 mi dà ricetta elenco e dissezione 2 uguale pag 2, se vado su 3 mi dà dissezione uguale 2, pag uguale a 3. Allora, questo se serve per, così potete capire il significato praticamente di questo current page, no? Io tutte le volte che faccio clic su uno di quei numeretti che stanno praticamente sotto, no, devo in qualche modo, quella è una variabile di quel string, giusto? Quindi io me la porto appresso sempre con la famosa dollar get. Il problema è che io potevo anche non mettere quel iset. Se non mettevo quel controllo praticamente, lui falliva praticamente la prima volta che entrava dentro questa pagina, per cui trovava quella variabile di quel string che non era gestita. Quindi quel pezzettino di codice sta a significare, se è la prima volta che entri dentro la pagina dove è stata fatta la paginazione dei risultati, quella variabile non è settata perché ancora non hai fatto clic su nessuno di quei numeretti, quindi per default la metti uguale a 1. Quello significa praticamente, è un if fatto con l'operatore ternario. Quella è l'unica cosa, diciamo, che uno capisce quando ha concluso praticamente di scrivere il codice. Quindi quello significa esattamente questa cosa: la prima volta che entri nella pagina quella variabile di quelle stringhe non è settata perché non avete fatto clic ancora sui numeretti della paginazione, quindi per default mettila uguale a 1 se non ti dà errore. Io questa qua infatti se la commento, questa qua current page, a parte che qui dentro mi dà un errore perché qui non la trova e quindi non riesce a fare quell'operazione. Vedi? Qui ti dice, vabbè, non la trova perché non riesce a fare l'operazione, però è come se fosse praticamente che ancora io devo fare clic su uno di quei numeretti. Quindi questa è la prima volta che io entro, adesso se io svuoto pure la cache così in modo tale che si perde anche tutte queste informazioni, la prima volta che io entro, praticamente questa variabile non è stata mai settata, lui quindi per default la pone uguale a 1. E quindi questa operazione qua funziona, perché 1 meno 1 è 0, 0 moltiplicato per qualsiasi numero è 0, quindi l'ordine è 0 e riparte dal primo vettore. Ora vi ripeto praticamente, questa parte, questo pezzo, e questo pezzo sono del tutto indipendenti. Soprattutto indipendenti da quello che state elaborando. Questo numero, se vedete dentro, c'ha praticamente il ritorno, è una variabile che io utilizzo per poter memorizzare il numero di record della query. Punto. Ma se ci fate caso, questi due pezzi di codice in fondo non sono praticamente legati al lavoro che sarebbe avvenuto, potrebbero essere ricette, potrebbero essere libri, potrebbe essere un elenco di anagrafiche di un'azienda, e avete sentito nomi di tutti quelli che sono impiegati, che sono, che ne so, al reparto amministrativo, e quindi lui vi tira fuori 55 record a girare 10 praticamente per pagina. Quindi questi due pezzetti praticamente, se voi vi prendete e ve li mettete da parte, questi due poi CSS a parte, che poi cambiano da sito a sito, servono per fare la paginazione praticamente dei risultati nel modo classico. Poi ci sono altre librerie come tipo jQuery, come pure AngularJS, mi pare,
e ci hanno detto delle cose che permettono di fare la paginazione in maniera un po' elegante, sai, con le freccette, tu fai click, visualizza i rilievi, fai click, visualizza. Però poi alla fine quello che c'è sotto è esattamente questo. Utilizzato praticamente con MySQL vuol dire che stai facendo due query, una per trovare il numero totale e una per selezionare i record, in cui i filtri devono essere esattamente uguali in tutte e due, se no il risultato è falsato. E nella seconda l'offset, il limit, cioè quell'istruzione che è proprietaria solamente di MySQL, viene calcolata in maniera dinamica a seconda della pagina dove ti trovi su. Se sei nella prima pagina parte da 0, se hai chiesto 5 record per pagina, se sei nella seconda parte da 5, nella terza parte da 10, nella quarta parte da 15 e così via. Quindi vedete, questo è, sono 4 righe qua e 5 sotto. Se voi provate a fare questa cosa, a vedere come è fatta questa cosa in linguaggi tipo ASP.NET o altri linguaggi JSP, noterete che è 10 volte più complicata. Infatti, praticamente, i linguaggi come ASP.NET si sono inventati delle griglie che fanno esattamente questa operazione e ti danno già praticamente i numeretti sotto, che poi tu devi personalizzare praticamente come sempre la CSS. Fondamentalmente c'è il calcolo dei numeri totali di record che ti restituisce l'interrogazione e quante pagine vuoi praticamente, quanti record per pagina vuoi. Allora, non vi voglio costringere il giorno dell'assunta a lavorare praticamente al computer, però ci sono queste due o tre cosette da fare. Io le ce l'ho già pronte, però la prossima volta le vediamo insieme, ci vediamo se quello che me l'ho risolto io e come l'avete pensato voi e così via. Però per vedere. Poi gli dice che scrivono l'abbiamo fatto. Sì, adesso io tutta questa roba che abbiamo fatto oggi, cioè questo, io il sito lo rimetto di nuovo tutto quanto online, no? Ho messo la lezione dell'altra volta che c'era l'index e basta, semplice. Oggi rimetto questa, quindi sovrascrivete ancora le pagine, se no vi metto solamente l'index e questo, non cambia niente. E poi vi scrivo nella bacheca, tanto le slide già ce l'avete, vi scrivo nella bacheca praticamente le cosette che dovete fare, anche se le trovate anche qui dentro, fondamentalmente qui dentro dovete mettere la briciola di pane e il titolo della pagina, mentre praticamente dentro ricetta singola dovete mettere solamente la briciola di pane. E qui dentro dovete anche specializzare, qui ce lo metto, specializzare la paginazione anche nel caso di ID sezione non esiste. Cioè che avete fatto clic praticamente sulla voce principale del menu, quello vicente che vedete da giù, tutte quante, indipendentemente dalla sezione non appartengono, ordinate praticamente per data discendente. Questo deve fare. Sono tutte select fondamentalmente, così io la prossima volta, naturalmente le vediamo insieme queste cose, io la prossima volta vorrei fare praticamente il footer, quindi l'invio di mail, come si inviano le mail, sia in formato testo normale, in HTML, e sfruttare l'occasione per far vedere la prima caso di insert into update fatto direttamente dal sito, perché noi dovremmo la prima volta scrivere un record e quando uno si cancella da una newsletter la seconda volta fare l'update di questo record mettendo stato newsletter uguale 0. E poi vorrei cominciare a vedere anche un pochettino il CMS, il backend, cioè come si fa un sistema di backend che utilizza solamente la select e poi insert se devi fare praticamente degli inserimenti, update se devi fare praticamente gli aggiornamenti. Stiamo bene perché facendo lezione giovedì prossimo ci abbiamo un bel buco, venerdì, sabato, domenica e lunedì, in cui ci avete un po' più di giorni per digerire praticamente le cose e pensare un attimo. Mi sto proprio rovinando tutti i fine settimana da qui a Natale, fondamentalmente.